32, ma come cacchio fai? Che c'hai? C'hai uno sputo di connessione. C'ha pure una linea di merda, poi quello è il bello. Ma condici con lo sputo di connessione. Avete messaggio? Il ping io ho sempre avuto il ping basso, però non ne so far cagare. Ma lo sai qual è il bello poi dalla linea del Giovanni? Mamma, che nonostante sia una linea di merda, c'ha l'upload che non è neanche male. No, no. La linea merdosa che c'ha. Cioè io c'avevo con 17 mega di linea all'epoca uno de ping, uno e no il ping, la parola a uno, mille come cazzo era là, non mi ricordo. Dab, cioè, ma che Dab sei tu? Sì, sono io. No, con sto rumore metallico. Rumore metallico. È la radio. Sa che so, capito. Non c'hai la live aperta, Dab? No, no. No. È CB. Ah, ok. Basta che entri nella live. Buonasera agli amici che si sono appena collegati alla live. Questa sera faccio un attimo una presentazione sul canale. Questa sera sono insieme agli amici della Danke Transport SRL e della... C'è un'altra VTC, giusto? VTS? Legend Italia. Ok, perfetto. Siamo in diretta sul canale Twitch Dab Logistica e in questo momento, per chi sta guardando la live, nella parte sinistra della live troverà il CB che appartiene alla mia stazione radio e in questo momento è sintonizzata sul canale di chiamata internazionale 27.555 in modalità USB. Vabbè, io ho fatto la mia presentazione. La propagazione a tratti ogni tanto strappa un pochettino. Ora la vedo meglio, Dab. Era troppo in basso l'altra volta. Sì, ho dovuto rimetterla in sesto. Io la vedo benissimo. Voi siete dal meccanico, giusto? Sì. Yes. Sì. Ok, dal vicino di Gigi. Marco, mi sei rientrato? Sì, Marco, un tavolo. Ti sei pure infilato in mezzo, eccolo qua. No, ma ero già infilato lì, Hai sbagliato strada. E vai tu le foto, Marco? Un attimo, scusate. Aspettiamo. Dove a Giovanni e te stasera siamo l'unici col camion buono, un po' di parole. Ai. Ah no, c'è pure King Jeppe, sta pure King Jeppe col camion buono. E gli altri due della team logistica, là, come caspita, Team Legend Italia. Ah, Team Legend, che cazzo è logistica? Allora, perfetto. È sempre Dab. Sì, l'unico che c'ha logistica è Dab. Sì. L'unico ciuccio che non vuole entrare nella mia ditta, ecco chi è. Ah, ecco, perciò sono un ciuccio. Me lo presento subito, lui è un ciuccio. Quando metti il tag voglio sapere. Dimmelo. No, come dice Dab, sono ciucciariello. È bravo. Quando metti il tag? Quando? Quando verrà Natale, di? Oh, viene Natale. Non manca tanto, dai, qualche mese. Io non arrivo, ragazzi. Riscaldate le trombe. Dai, che sta arrivando Dab, eccolo, lo vedo, un pallino verde. Suonate. Il rosso però è sto pallino. No, il pallino verde, sto passando in rassegna. Un camion finalmente quasi serio. Sembra un comandante di reggimento qua. Grazie, riposo. Date il riposo. Ah, Dab, fammelo il coso, un sistema. Sì, arrivo su. Che sembra il camion dei vigili del fuoco. Dei pompieri, sì. E quello perciò stanno suonando, perché fanno il tifo per i vigili del fuoco. Ah, mannaggia la miseria. Mannaggia la morte. No, miseria. Che è di Napoli? Dab. Presente. Perché non ti sente? Che è di Napoli. Sì, della provincia. Bello. Io sono di Casertano. Ah, di dove? Io sono di Casandrino. Sto a Caserta, sto vicino qua, è mezz'oretta. Ragazzi, mi stanno per buttare fuori, cazzo. Muoviti, per me puoi andare.
scrivi. Dove vado? No, per me io ho fatto la foto. Ah, l'hai fatta? Beh, dicevo prima, no. Ma allora vedi. No, sì. Ho fatto adesso. Sì, ma sente il matese, eh? Ah, sì. Dove andate? Sotto il matese, diciamo. Ah, l'alto da Sertano, in pratica. A camminare, se no ci buttano fuori. Sì, no, per la zona. Che scrivi. L'ho fatto. Allora, che stavate a dire, dove siete voi? De Caserta? Dove? Il posto non posso dire che tenete in live. Comunque la zona nord di Caserta. Io sono un amico di vicino Caserta. Pensa se lo conosci invece. Poi. Allora, capo, Marco, che famo? Raga, arrivo subito, datemi solo ancora 2 minuti. Ok. Anzi, devo scrivere in privato. Ok. Sì, ok. Raga, fatemi capire, ma il viaggio, chi lo sa, Marco? Che dobbiamo arrivare? Dovremmo deciderlo. Ah, ok, perfetto. Dammi di mandare la richiesta. Dove? A Giovanni, ma che ti hanno chiccato? No, sì. Dice qua. Vabbè, comunque non è un problema se non lo dici, tanto è l'alto casertano, diciamo così. Okay. Ma che mi ha mandato la richiesta su Steam? Ma tu non le mandi il Steam? Raga, ma Iberia su Instagram quando cazzo torna? Forse non torna. Dopo che state comprando, se deve per sbrigare. Ma chi? Oh. Ma chi? Io non l'ho comprato ancora. Oh. No, dopo che tu te la compri a prezzo pieno, esci quella. Ma io non la compro a prezzo pieno, per me lo possono prendere anche nel de dietro. Cioè, io poi sono anche partner di Instant Gaming e me la fanno pagare a prezzo pieno, no? Certo. Non esiste una cosa del genere. No, è sempre è dimostrabile che io sono un affiliato Twitch, cioè, perciò a me me la devono anche regalare, cioè, per questo. Ma tu devi capire che se tu la paghi, a noi poi ci fa un conto. Ma tu vuoi anche andare a fare in culo insieme allo sconto, io ne pensi? Che ne so? Ma che ne hai visto che col codice tuo noi abbiamo gli sconti e tu no? Che no, ho visto che voi siete una massa dei figli di buona donna e io mi auguro sempre da dietro. Che ne so? Io sta cosa ancora la devo capire. Ma poi lo sai qual è il bello? Io in pratica dovrei voi che comprate i giochi col codice sconto mio, io dovrei ricevere anche qualcosa. Sì. Ma fino a mo ho ricevuto una beata minchia, una beata minchia è buono. No, non ho ricevuto un cazzo. Se poi le faccio vedere il mio account di Instagram. Ragazzi, però, andiamo. Io pensavo Calais. Ma noi siamo stati a Calais. Stavo di nuovo a Carlite. Vabbè, allora io vado a salvare. Raga, non mi fanno entrare nei due. Perché no? Pensavo fuori da l'Inghilterra. Sì. Ce ne sono 149 in coda. No, esatto. Mi sei rilevato. Ma che palle! Sono 4191 giocatori online. Perché il primo simulatore è andato offline. Ragazzi, io ho un problema, aspettate un attimo. Ok. Se ci riesco a metterlo al volo, bene, se no o scelgo io il viaggio e voi lo rifate, non lo so, ragazzi. Qualcosa c'è. Allora, ci vedo un altro ragazzi che va per lui. Ok. Va bene. Allora fallo entrare. Mano. Ma voi avete virtual o qualcosa di simile? Sì, sì, abbiamo virtual. Che devo fare? No, stavamo vedendo perché forse
Forse c'è Claudio che non sta su questo account, non sta virtual. No, l'avevo messo ma non mi funziona. Cioè ogni volta me li fa bere la stringa del dito. Aspettate un secondo che devo dire una cosa, eh. Fatemi vedere se riesco a fare il profilo. Questo è quello che finisce 32 finale, quindi io qua devo mettere, che metto? La Madonna che mi sono perso, che metto? Allora più questo PC, documenti, simulator 2, poi cazzo sta il profile, ragazzi, qua questo, ok, e quest'altro. Io lo provo, però c'è qualcosa che non mi convince. Boh. Io non entro. Chi è che sta al lato prima, Traki? Io. Ecco, vedi? Con Traki, quel problema lì che ha lui adesso, non ce l'hai, perché quando lo fai da Traki ti va a prendere automaticamente il profilo che stai usando. Ma io ce l'ho perché ho fatto due account, siccome sto giocando con il secondo account. Allora mi è successo questo problema, capito? Perché non riesco, ho un problema alla spalla e non riesco a giocare. Sì, no. Raga, devo fare una prova, ditemi un po' per favore la ditta. Io non posso entrare, raga. Stavamo vedendo che siccome c'è qualcuno che non può entrare, sa che dovremmo cambiare server. Eh sì. Vabbè, fammi fare una prova, ditemi un po' la ditta per favore che faccio una prova. E non ce l'abbiamo la ditta. Come no? Se posso dire quella più vicino dove stiamo qua noi, a Trapani. Oh, quella da dove partivo? Cioè, una ditta. E no, ancora non si sa. Quella che sta okay. Dobbiamo ancora decidere, Claudio. Ah, ok, vabbè, ma dove si va nemmeno lo sapevo. Ho capito che la settimana prossima rimetto il percorso. È meglio. Andiamo a mettere. Vabbè, dai, faccio una prova, dai, sto facendo una prova. Che ne so, qualche cosa poi da vedere. Vabbè, mo intanto sto a fare una prova, aspettate un secondo perché non so se come funziona poi. Infatti stavamo aspettati perché se te non ti funziona tu prendi il viaggio. Ma l'altro giorno funzionava molto per un pelinaro. Andiamo a Berlino. Magari. Andiamo a Berlino. Io mi sono dovuto spostare sul 3, raga, il server. Se no mi fa il 3 addirittura. Può essere. Che palle stasera, no? Che facciamo? Oh, ma ci sarà una sera che sti server vanno che... bene oppure no? Che facciamo? Oppure devo mettere le mani addosso a quelli della SCS. Ci spostiamo tutti? Eh sì. Stai dove? Anche perché okay, manca... ci vediamo tutti su US Simulation. Ok. Voi andate in tanta parte, io sto qui. Vabbè, non chiede qua. Hanno buttato offline il primo server, non so perché. Sì, offline, sì, ho visto. Siamo tutti su US. E perché si sono buttati tutti sul 2. E io sono stronzo che mi hanno buttato. Io gli stavo sul cazzo e mi hanno buttato fuori. Ma. No, comunque, sti server proprio, ammazzo. Allora, arriviamo un'altra prova. Non mi deve far bestemmiare in cinese, porco dincio, come l'altra volta. E che cazzo, c'ha santo virtual e chi l'ha inventato sto cognito. Cioè ma ha richiuso, rendetevi conto, me l'ha richiuso, maledetto figlio di tua madre. Allora, ciao Volo. Allora, prova. Ciao. Ciao, non posso farlo. Vabbè. Chi è, raga? Sì, Pacifica. Allora, su quale server? USA americano. US. US. Uniform Sierra. Uniform Sierra. Mark. È proprio andato giù il primo. Sì, sì. Ah, io sono qui. Ok. Proviamo. Che laggerà. Giovanni, se lagga ti vengo a cercare a casa. Ecco, raga. Ma io credo che SGP è pure peggio. Raga, un attimo che sta qua, guarda, se funziona almeno. Lo dopo. Vediamo.
questa azienda chi è il capo? Io. Ah. Il poi Vettone? Chi è? Chi? Vettore. Non ci sa nessun vettore. Fare domande complicate. Cos'è il vettore? Veramente è il vice capo. Esatto. Più o meno. Noi ce ne abbiamo tre. Vabbè, i vice capi sono tre. Vabbè, in tutto. Allora, i capi dentro l'azienda sono quattro. Ma ragazzi, se bestemmio da fastidio a qualcuno, no? No, perché mo manca poco, mo manca poco. Forse da fastidio alla live di Dab. Ah, perché il cazzo c'entra Dab? Dab, beh, sì, giusto, c'è il ma Dab ha messo se mi parte fatto. Non potete dirmi niente, punto. Allora, comunque, ma avete cambiato server? Siamo su 3. Siamo su USC, USC Play. L'abbiamo detto. L'abbiamo detto mezz'ora fa. L'abbiamo detto un paio di volte. Più di una volta. Ma Paolo ci sente? Chi? No, i ragazzi di lei. Sì, mi sente. Perché le cuffie non ce l'ha? Buono, lo so, mi detto. No, sono le 10, ora che vado a dormire. Perché no, perché ci ho mandato la richiesta e non so se mi ha accettato. Ah, ecco perché, aspettate, mi sa quali sotto, in pratica mi si è cambiato Gesualdo qua, virtual. Grazie una paralisi, ecco perché mi si è cambiato tutto. In poche parole mi si è messo su quello principale. Su Masterchef. Adesso dove stiamo che non mi ricordo più? Carlisle. Carlisle. Ha detto Dab a Berlino. Va bene. Ho fatto una battuta, però. Va bene Berlino. Ok. Andiamo a allora. Berlino, come che dicevano. Un attimo, raga, che io qua dovrei aver quasi venuto, quando Claudio è pronto io vi dico le aziende. Allora, come si scrive Carlisle? Carlisle. No, Berlino. Stanno a buttare fuori, perché... No, allora. Capito Dab? Non ho capito. La prova. L'azienda di arrivo. Non abbiamo detto ancora quella di partenza. Fabrizio. Dimmi. Quella di partenza, è importante quella di arrivo. L'altra volta. Ah, per te è importante quella d'arrivo. La partenza non ci frega niente, partita non capita. Perfetto. Ho capito soltanto l'altra volta. Vado a caricare tra me. Uno più semplice. Ragazzi, mi sentite un attimo? Sì. Ok, tutto perfetto, funziona. In poche parole, ogni volta devo cambiare la struttura dei maloni. Vabbè, okay. Allora, aspetta, stai calmo che sto cancellando questo viaggio, così lo vado a rifare da capo. Allora, un attimo, salva. Alt e tab de, poi virtual annulla lavori. Allora partiamo da Carlisle. Allora, se vi va bene, facciamo Euro Access sia partenza che destinazione. Aspetta, Black. Io ho detto, scusate, rega, una domanda: qual è la ditta di partenza? Euro Access. Euro Access. Ok, poi abbiamo scritto che destinazione. Berlino. Ah, perfetto. Berlino. Cosa si porta? Quello che volete. Ok, io stasera voglio esagerare, porto un Digger 1000. La locomotiva pesa? No, è abbastanza di mortacci. Pippo! Grazie, stasera. Destinazione non l'ho capita. Che cosa? Berlino. Berlin. Ok. Allora, io porto un Digger 1000, salva... No, mannaia, cane.
arriviamo. Ammazza, che palle. Hai messo troppo, eh? Ti hai messo troppo. Ma che fa? No, ti hai messo troppo che non t'ha data. No, sì, ho dovuto riaprire tutto quanto. Raga, azienda dove? Alla? Euroagras. All'andata e Euroagras a ritorno. No, Carlis, Carlis. Carlisle, Carlisle. Euroagras. Urgenza metto due. Euro. È sempre la stessa. Viaggio fatto, ci siamo. Vabbè, allora, i ragazzi del team, vediamo caricare lì. La vedi virtual? Sì, 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 tutto, tutto pronto, tutto aggiornato. Ok, ragazzi. Ok, andiamo. Ragazzi, se non dispiace a qualcuno, posso mettermi all'ultimo stasera a chiudere la fila? Va bene, non problem. Ma quello è il posto mio. Tu facci i cazzi tuoi, tu stai lontano dal mio culo, già te lo detto. Lo so. Oh, il primo, ammazza, ma ha fatto un attimo. Ok, viaggio preso. Ragazzi, andiamo a prendere il viaggio, no? Ah, no! Sì, sì. No, fermi, non andiamo a prendere niente. Io devo andare a venire al server vostro. Mannaggia. Vabbè, intanto l'hai cambiato, serve? No, non l'ho cambiato ancora perché stavo perdendo un po' con quella merda di virtual. Maledetto. Ce l'ho con te, virtual. Sì, io voglio. Allora, riapriamo il track book. Ah, no. Che è successo? Siete già partiti, ragazzi? No, siamo andati a prendere. Siamo andati a prendere il carico. Quindi ce la faccio? Sì, aspettiamo. Sì. Ok, dove state andando? Berlino. Euroagres. No, dico da Carlisle Euroacres. Dimmi. La ditta è Euroacres. Sia in partenza che arrivo. Che state al server 3? Okay. Partenza sì. Carlisle. Sì, server 3. Ok. Team Legend Italia. Vado qui, fate quick save. Sì. Salvataggio. C'è virtual e tutto il resto. Domani tocca allora, fare qualche viaggio in singolo perché voglio esplorare la promod. Troppo di... è bella. Ma è uguale, sinceramente non è che mi cambia tanto. Domani vediamo, dai. Domani come mi gira vedremo. Live no, non le faccio perché sto un po' impicciato questi giorni. Volendo domani sera. Madonna mia, sti giorni, guarda, ci ho avuto più da fare io che solo Dio, sa. Domani sera faccio io. Ma ragazzi, dove siete? Lì avete preso il rimorchio già? Sì, stiamo qui a via rimorchio. Io ci sto arrivando. Lacrime e rimorchio. Io sto arrivando, eh? Ho risolto con virtual, mi si è cambiato tutto da solo un po' le parole. Comunque Dab, Fabrizio. Dimmi. È come se Dreamcaster non mi riconoscesse Tracker Senti come gioco. Ogni tanto ti ho detto, devi uscire ed entrare dal gioco e poi farlo ripartire un'altra volta. Niente da fare. Ah. Se lo apro normalmente senza tracker sempre loro. Gruppo di singoli, una villa da sogno. Raga? Sì. Sì. Raga, se mi aspettate un attimo, vengo pure io. Sì. Siamo qui tutti a piare il carico. Io sono quasi arrivato, mancano 11 km. Berlino, ho detto? Destinazione? Berlino. Ragazzi, buonasera. Buonasera. Chi è? Pio? Sono Pio, sono Pio. Pio. E Amedeo, dove l'hai lasciato? Euroacres.
Ti avevo appena, io... appena mandato un messaggio. Io, Amedeo, sì, no, dove l'ho lasciato? Scusami Marco, sono stato impegnato con altre cose più importanti purtroppo. Mi sono collegato adesso. Dove vi trovate, raga? Io mi devo ancora collegare. Carlisle. Sì. Pia è carico. Io sono Kio. Eh? No, e Pio chi è invece? Giampi? Sì, sì, sono io. Giampi, sono Pio. Perfetto, perfetto. Ma mi devo okay. Dove l'hai lasciato? Aspetta, aspetta. Aspetta che devo mettere le cartelle ancora da capo. Ci sono anch'io, ragazzi. Ciao Fabrizio. Ciao Pio, buonasera, ben ritrovato. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Sì, allora, per chi vuole entrare, per chi deve entrare, siamo a Carlisle, Euroacres. Sì. Ragazzi, sapete che il rimorchio, uscite per favore. Ma io qua... Ok. Non vedo dov'è il mio rimorchio. Un minuto, io entro in multiplayer. Server, server... S.U.S. server. C'è stato il video, Claudio. Dai, che sforzati che mi fai ombra, dai. Scusate, server, quale server avete detto? I tre. In quale server, ragazzi? US. US. Il vecchio server 3. Non ho capito nulla. Server 3, server 3. US. Okay, US okay. Simulation. US, che è americano, là, che cazzo? Sì. US States server. Ragazzi, io sto qua fuori, aspetto qua. Ma andare a dormire invece. Senti Marco. Ok, grazie. Grazie Ricky. Dai, Ricky, spostati che mi fai ombra. Leggere il messaggio. Ne siete andati tutti dalla live, brutte sole. Due persone sole ci stanno. Io te sì. Barbagianni ci ha abbandonato. No, ci sono. Ma chi è? Andate, non c'è andato. Scusate, ragazzi. Sì. Scusate, ragazzi. Allora, US Simulation, sì. Giusto? Sì, 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 bravo, quello là. Ok, ok. Adesso è il momento del italiani e Russia. Ma io mi domando, ma perché c'ho questo claxon da ricchione? Ancora me lo domando. Yeah. Perché sei un ricchione. Ma battene vaffanculo. È basso. Allora, a Carlisle, Carlisle dove, ragazzi? Euroacres. Aspetta, io vi sento bassissimi. Un attimo solo che alzo il volume. Vai, tranquillo. Ok. Allora, allora avete detto Carlisle dove? Euroacres. Allora, all'azienda Euroacres. Oh, sì, bravo. Euroacres. Okay. Bravo, Ricky 17. Come stai? Un attimo che vi raggiungo. Devo comprare il garage. Stiamo prendendo e devi fare un carico per Berlino. Aspetta, fammi comprare prima il garage a Carlisle, fammi arrivare e poi vedo tutto il resto. Ma è normale che mi sta ancora caricando con la scritta ProMod e cazzi e mazzi? No. Dove cazzo sta? No, non è normale. ProMod però. Perché ProMod? Single player. No, siamo in single player e OS Simulation. Single player, multiplayer. Per il follow, Ricky. Multiplayer, scusa. Bene, ho capito. Aspetta. Ok. Perfetto, Ricky, non lo sapevo. Black. Sì, lo so, ho letto. Allora, ho scritto un altro. Due minuti fa. Che è successo, raga? No, niente. Sicuri? Sì, vedremo. No, se c'è qualche problema, ditelo. Noi siamo qui anche per risolvere i problemi. La cifra. Considerate che okay. C'è una mazza alta a mezzo e mezzo vicino a me. Allora, raga, io sono entrato, mo che devo fare? Allora, devi al viaggio. No, aspetta, mi è entrato nel gioco. Okay, raga. Io mo sto a Roma. Devo fare un carico a Paolo. Trasferirti a Carlisle. A Carlisle.
Carlisle, ok. In Inghilterra. Sì. Poi se... ok. Poi devo se comprare c'è... pure il garage. Manu, qual è il suo? Cosa? Pacifico, Pacifico. Poi se c'hai... Pacifico, se c'hai Paolo. Paolo. Devi fare un viaggio. Devi creare un viaggio. Sì, ora lo creo. Aspetta, però io il garage già ce l'ho a Carlisle. Come faccio a trasferirmici? Allora, viaggio rapido. Raggiungi. Dalla mappa direttamente? No. Devi aprire gestione garage. La gestione garage. Poi vai sul nome Carlisle e vedrai che sul lato sinistro viene raggiunto. Ok, raggiungi. Ora te lo carica e raggiungi. Poi entro, entro, faccio salvataggio rapido, esco e faccio il virtual. Sì, bravo. Perfetto. Basta che fai alt tab. Ragazzi, il rimorchio, bisogna prendere un rimorchio personale o va bene anche un rimorchio? Va bene, personale, va bene non personale, va bene. Basta che ci avete un... ma non ci passa, però. Andiamo da dove, Righi? Andate da Multiplier? Ma Marco... sto di fronte a te, Marco. Ok, raga. Virtual... Marco Antona, so io, Giampi, JDS, sto di fronte a te, lo mi vedi? Ah, sì, adesso sì, ti vedo. Scusa. Devo andare, adesso vado su Euroacres a prendere il carico, un attimo. Vai. Allora, chi era che doveva andiamo bene. Raga, qui stiamo in Inghilterra, Vorrei ricordarlo. Una volta sono stato bannato pure io, Righi. Non puoi capire quello che è successo, un macello di quelli proprio doc. Io in pratica sono stato bannato per colpa di mio compagno, poi non si sa per quale motivo comunque. Allora, ragazzi, se mi dite il viaggio che dobbiamo fare, allora da Carlisle dobbiamo allarme andare. Da Carlisle, Euroacres, Berlino, Euroacres. Berlino. Aspetta, fammi trovare prima la mappa. Berlino. Eccolo qua. Allora, Berlino dove? Euroacres. Euroacres, me lo dici sempre così, Euroacres. Ok, Berlino. È vero, infatti il multiplayer è la meglio cosa. Ma lo sta fatto il virtual. Ok, sì, io ce l'ho. Attimo, raga, io salvataggio rapido. Salvataggio rapido. Ok, virtual spedito. Infatti noi abbiamo creato appunto questa azienda perché così almeno tra amici ci divertiamo, capito? Certo. Perché se no, sempre offline e basta. L'offline c'ha del bello solo una cosa. Che puoi giocare con il camion che te pare, perché se no... Che puoi mettere tutte le mod che vuoi e ti fai il camion, certo. Con i controcazzi. Certo. Io e Marco considera che giriamo con il Turbo Star. Adesso anche Fabrizio. Lo stavi ascoltando. Sul virtual, che, allora, paese che ci metto? Origine? Origine Carlisle. Ok. Azienda Euroacres. Poi fai destinazione Berlino perché lo sto facendo. No, fammi fare a me perché lo sto facendo pure io, così l'aiuto. Allora, destinazione Euroacres, poi Berlino. Fai Berlin, c'è scritto Berlin. Sì. Azienda sempre Euroacres. Il cargo, prendi quello che vuoi. Lo sto scegliendo pure io. Che carico prendo? Raga, consigliate che carico. Ho preso il ticker. Che ne so, se tu vuoi prendere, che ne so, un c'è pure il 500. Ci sono le pizzette. Banco di Digger, vabbè, vada per il Digger Me. Oh, ottimo. Ma quello che ti pare, dai. Ok, faccio watermelons. I melon. Anzi no, io trasporto le mozze. Allora, la persona che voleva capire prima dov'è? Eccomi. Ok, dopo che hai fatto il cargo, che hai deciso anche il cargo, fai aggiungi cargo. Ok.
vedi che sotto c'è scritto carico aggiunto, fai salvare. 1RGK539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Salvataggio in corso. Grazie e benvenuti alla live. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti alla live e grazie a tutti per il raid. A breve partiamo. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Ottimo, perfetto, grazie mille. Buonasera a tutti. A breve si riparte. Da qui c'è qualcosa lì verde, solo che adesso qua non si capisce niente perché stanno tutti i camion sopra. Ok, vai sul punto interrogativo, fai clicca invio, guadagna soldi per la tua azienda con il tuo carico e troverai il carico Carlisle. Aspetta, a me non lo so, si è fermato un attimo tutto. Ragazzi, comunque, aspettate ragazzi, fategli prendere il carico e poi cazzeggiamo. Sì, no, io volevo sapere che... Aiutiamo l'amico. Allora vai sul verde, capito? Fai clic invio, prendi il carico. No, aspetta, io sto caricando il salvataggio rapido e mi si è bloccata la schermata. No, dagli tempo, mo se va. Allora, fai il carico salvataggio, il salvataggio, l'ultimo salvataggio che fa. Facendo così arriveremo a Berlino. Però aspettate raga, fategli prendere il carico, perché se non prende il carico stiamo qua fino a domani mattina. No, è che ci stiamo spostando per un passo di caccia e piano piano stiamo andando giù un po', che stavamo su quello. Dimmi quando hai fatto. Non andare indietro. Sto aspettando che si sblocca un po' la cosa qua, che cazzo. Ok, comunque ascolta, appena ti fai il salvataggio carico poi entra nel gioco, vai sulla il punto interrogativo verde nel gioco, ovviamente clicca invio, vai sui carichi da Carlisle, devi sempre cliccare e troverai il tuo carico Carlisle Berlino, che ne so, hai preso le mozzarelle, ti troverai le mozzarelle. Io per esempio ho preso questo palaca di catrice gommata, il Timmer Mill, fai accetta il lavoro e hai finito e ti metti a giocare. Se vai lì al coso verde non serve. Anzi no, aspetta, che ti metti a giocare? Ovviamente devi andare a caricare il semirimorchio. Quindi una volta che hai fatto accetta il lavoro, ti vai a prendere, ti troverai nel gioco, ti troverai la bandierina verde dove c'è il semirimorchio già caricato. Te lo vai a caricare e vai. Ok, ecco, ma qui si esempio... è bloccato e non... si è bloccato, raga, io posso chiudere il gioco, riaprire e fare... sì, ti conviene che riavvi il PC. Prova alt tab, prova un attimo alt tab, vedi che si sblocca. Ok, ok, anche io sono pronto, quando vogliamo partire, ragazzi. Ragazzi, è una cosa importante. Sì. Ragazzi, è una cosa importante, controllate sul gameplay, impostazioni gameplay, modalità navigatore, se c'è scritto migliore. A proposito, abbiamo tutti così, esatto. Sì. Quindi dobbiamo prendere migliore, dobbiamo prendere. Sì. No, infatti, perché io ci avevo messo strade secondarie. Sì. No, è migliore. Allora, raga, io riavvio al volo il computer, dai. Vai tranquillo. Che poi devi ripagare il viaggio. Ma Black è pisciato. Ragazzi, famo soltanto un pezzetto avanti, dai. Ammazza, 1700 km ci facciamo, ragazzi. Giova, un pezzo più avanti. Aspetta. Dicevo, ma qualcuno, basta, ma qualcuno gioca a GTA pure? No, io ce l'ho play. Io solo... Anch'io ce l'ho play. No, io parlavo. Ragazzi, io vado un attimo a bere. Tu vai a fanculo, vai, tranquillo. No, visto che devo aspettare voi, a me sto carico non mi piace, lo abbandono. Ragazzi, West, Che cosa? West, Sì. Questo carico mi piace. A me piace. No. A Nutella. Mi piace proprio.
maionese e ketchup e merendini in quantità. Ed il lavoro in corso, abbandona e bellissimo. Tanav e gatto picchio mi piace. Gatto picchio e amici picchio. Ma siamo arrivati in 12, siamo arrivati? Sì. Grazie mille, Ricky. Buonanotte. Alla prossima, grazie per essere passato. Ciao, Ricky. Buonanotte. Se mi senti. Ok, raga, io sono rientrato. Cosa devo rifare? Tutto. No, basta che no. Carica l'ultimo salvataggio. Sì, quello hai fatto prima. Quello rapido là, come cazzo si chiama? Non me ne manco un ricordo. Salvataggio rapido, tanto... Se aspetti un attimo, tanto sto rifacendo il carico anche io, sto riprendendo un altro carico così ti aiuto. Solo che raga, consigliatemi un bel carico, dai, bello da vedere. Guarda se c'è la droga. Fabri, dai, dammi un bel carico. Fabri. Palla gommata, la palla gommata. No, non mi piace quel rimorchio, bruttissimo. Raga, lo lancio sempre da trackbook. Sì, lenticchie, porta lenticchie. Ragazzi, sì. Noi siamo da lì, posso stare davanti? Come volete? Io mi metto l'ultimo, vai tranquillo. Io quasi in fondo. Che raga, ditemi un bel carico, dai. Forza la motrice. Mozzarella di bufala. Mozzarella di bufala, vai. Visto che ci sono su Virtual Speditor come stanno scritti? Da qua sono tutti scritti in inglese, con mozzarella cheese. Mozzarella cheese dovrebbe essere. Sai che faccio? No, voglio prendere quello lì tipo come una cisterna, però quello lì chiuso, bello barrato, bello quel rimorchio. Che carico posso prendere con quel rimorchio là, raga? Acetilene, guarda un po' un attimo. Sì, sapevo io, anche io, che era acetilene, però a volte... Il primo in alto è acetilene. No, l'acetilene te lo può fare anche con il rimorchio chiuso, invece è l'arsenico. Proprio arsenico. Questo ci vuole fare, questo ci vuole fare esplodere comunque. Lupin. Sì, vada per l'arsenico, salvataggio in corso. Yeah, fuck ne di è, gli affluenti. Ma chi è che qualcuno è partito? No. Ho visto passare un camion che allora, familiare. Il ragazzo che voleva essere aiutato, dov'è? Ecco. Chi è? Aspetta, fammi di leggere. Io. Ah, no, Kitch 85. Io 85. Kio, cazzo, a me mi esce Kitch 85, vabbè. Io comunque. Hai caricato l'ultimo salvataggio? Sì. Ok, entra nel. Adesso fai. Vai su. Lavoro autonomo. Bravo. Offerta di lavoro. Guadagna soldi per la tua azienda. Clicca su Carlisle. Ok. Non l'ho fatto neanche quello per Berlino. E troverai il carico che hai preso per Berlino. Angurie. Tu che cosa hai preso? Ti ricordi quello che hai preso? Watermelon. Sì, mi ricordo io. Angurie. Watermelon, angurie. Give us a flash for John Paul. Okay. Vado a prendere il carico allora, ragazzi. Certo. Sì. Stavo aspettando. Berlino. Claudio, dove sei andato? No, Claudio. Sto davanti, davanti a me. Ah, ok, prima stavo dietro. Qua davanti a me. Prima stavo dietro a Barbagianni. E chi c'è laggiù col camion col puntino verde? Chi c'è laggiù? C'è qualcuno dei nostri? Marco forse? Ragazzi, per chi non no, ce l'ha sono... ancora la richiesta su Steam, se volete, sì, poi la faccio adesso, facciamo sì, quando ti pare. Io ho detto se vi va sì. Aggiungici, a noi ci fa piacere. Sì, no, lo so, perché esce il pallino verde anziché bravo sì, che è esatto. Meglio lo so, c'è un'azienda mia che abbiamo fatto molti viaggi, figurati. Ah, ce l'hai l'azienda? Sì. Quanti siete? Prima ne eravamo 6 o 7, poi vabbè, bordelli vari, comunque. Siamo io e un altro paio di amici. Ma cosa portate? Se volete unitevi a noi, no?
noi farebbe piacere, no? Te ne va a culo, io ho l'azienda mia, se ti vuoi, se ti vuoi unire alla mia. Anche se vi volete unire, fantastico, no, vabbè. Allora, raga, avete sentito come mi ha mandato a fanculo? Cioè, io gli ho fatto una piccola offerta di lavoro. Tu mi vieni a fare un'offerta di lavoro quando io sono già titolare di un'azienda. Cioè, okay, ma ci rendiamo, ma ci rendiamo conto. Ragazzi, ragazzi, dite lì. Allora, partenza Black Fox, poi dite di me, Manu. Non ho capito niente, scusa. No, stavo facendo la partenza del convoglio. Ah, ok. Black Fox e Manu. Questa era tu? Manu? Manu, dimmi. Vuoi stare dietro di me o... No, dietro, dietro. Ma chi è che manca? Facciamo Paolo, Roma. Manca qualcuno, anch'io. Non pare che io. Manca Padre Pio. Padre Pio. Io vado in penultima posizione. Devo controllare sempre se è tutto a posto davanti. Ah, sempre in amicizia, tu hai rotto il cazzo. Io mi metto qua. Che rimorchio di merda, era meglio quello di prima. E voi va bene, raga? Non ho capito dove sono. Black Fox, Paolo, Manu e Andrea. Andrea l'ultimo. Perfetto, ok. Allora, voi partite per primi e poi partiamo tutti gli altri noi. Giusto? Fate voi. Sì, per me non c'è problema. Io tanto sempre ultimo minuto. Perciò fate voi. Io chiudo la fila. Io tanto tra un po' mi superi, perciò. Ragazzi, no, anche no, a voi no, 1700 km il viaggio, sì, giusto? 1702. Ok. Sì. 1746. Vabbè, dipende da 1702. E vabbè, siamo lì, dai. No, perché vorrei capire che ancora avesse reimpostato le strade secondarie, insomma. Controllate se avete il navigatore con percorso migliore. Io l'ho impostato. Già controllato, lo abbiamo. Ma noi comunque noi dobbiamo seguire il primo, quindi a prescindere dobbiamo fare tanto comunque tutti quanti la stessa strada. Siamo in convoglio. Non si sa mai. Però giustamente, come dice Marco, sempre meglio impostarlo. Sì, sì. Però comunque siamo in convoglio. Metti che qualcuno si ribalta che deve andare in officina. Ecco qua, le ultime parole famose, Fabrizio. Grattatina. Sai com'è? Sei pronto, Fabrizio? Ma io la strada lo so. Ho sbagliato strada. Dai, la mia strada la so. La tua strada. Oppure metti che qualcuno trova qualche mignotta per strada e si ferma in corretta per farsi una copertina. Bravo. Sai com'è? Cioè, gli imprevisti durante il viaggio succedono sempre. Anche là, tu pensa se incontro tutore. Pensa che io un po' più da tua quello che può succedere stasera. Apposta, che se fermiamo un'oretta. Si parte, siamo tutti pronti. Sì, possiamo andare. Vai il primo. Si parte? Sì, vai, siamo tutti pronti? Sto arrivando io, ragazzi. Voi dove siete? Noi siamo sempre qua. Io sto qua, ho caricato, però non vedo nessuno. Aspetta, Paolo, aspetta. No. Come non vedo? Allora non è che sei offline, riavvia il gioco. Aspetta, tu che server stai? Evidentemente sei offline. Basta vedere il petto. Io l'ho lanciato da trackbook, ho fatto multiplayer. No, se perdi troppo tempo il sistema ti manda fuori, ti manda offline, quindi devi riavviare il gioco. Se tu apri il tab, vedi tu che server stai. No, dai, offline. E cosa più importante è accendi i fari una volta che non me lo attivo il tab. Allora stai offline. Ok, quindi devo uscire e riavviare? Sì, purtroppo sì, se sei offline sì. Paolo, vai indietro. Paolo, vai indietro. Sì, West Simulation. Se non può passare, ti segnala.
ragazzi, devo non salvare prima di uscire? Sì. Raga, dalla mia live qua è uno spettacolo. Che cosa? Vedere quanti siamo qua. Sì. Un trenino infinito di camion. Io le tre vorrei andare a letto. Cazzo, però volevo l'arce di lene e quell'altro di morte. Faccio trackbook multiplayer, giusto? Paolo, sì, sì, esatto. Poi vai su US Simulator. Buonasera, grazie per il ride. Benvenuti alla live. Claudio, indovina chi ha aperto. Ancora. Cosa Giovanni che hai detto? Scusa. Indovina chi c'è su Eurotrack. Chi hai scritto oggi? A chi hai scritto? Ah, sì, lo so, ma non l'ho vista andare in live su Eurotrack. Ma avevo visto a gennaio, ho visto prima che è stata quella che aveva aperto Eurotrack. No, è il live. Che cosa? Sì. È il live. Sta con un'altra VTT. Non lo so. Sono stati invitati da un'altra VTT. Ah, ok. Io ho provato a chiedere anche ad un'altra persona, ma... se sei unissimo... Chi è caduto da Discord? Un bar. Siamo in 12. Ma Claudio, il record è questo. Ti parte? Va, boh. Mica sulla live, mica sulla live siamo in 12. No, dico su Discord. Vabbè, come battesimo di questo canale Discord è tanto. Decisamente. Che famo, si parte? Manca ancora anch'io. Gli ho detto di andare avanti. Sto caricando, devo passare. Sì, io ci sei, io. Sì. Hai fatto? Sì, sei con noi? Sto caricando, mo il tempo ancora. Di entrare è quello di... ancora a caricarsi. Ok, ho finito adesso, Ma che c'è di a carbone, capite, tante volte? Hai capito a chi io carica... raga, avete capito a chi io carica sempre? Un maialone. Sta sempre a caricare. Hai visto che cacchio di ping che ci arriviamo tutti quanti? Ma io non vedo nessuno caricato. Io bellissimo, stiamo allaggando proprio. Marco ce l'ha meglio di tutti, Marco. Porino, dai. Ma Marco lo sta meglio di tutti. C'è il ping migliore di tutti. Sì, 95. No, 2.34. Andiamo? Devo ria... Che due coglioni. Che è successo? Niente, sono rinato a Roma, mi trasferisco un attimo. A volte, fai i viaggi. Teletrasporto. Beato lui. Siccome ha trasferito a Roma, io dovrebbe aver levato pure il carico. Sì, infatti non ce l'avevo dietro. Devo di rifare di nuovo. Dai, ragazzi, ci buttano fuori a tutti, però. No, virtual lo devo rifare? Sì. No, raga, vabbè, ma se noi iniziamo a partire ci raggiunge, perché sennò... Certo. Andiamo piano, dai. Oh, ragazzi, vi siete messi in fila voi della... E lei sì. Vi siete messi in fila, dai, raga, poi partite pure tutti voi dietro, su. Io parto per Non siamo pronti. Vai, poi ci raggiunge. Vai. Peccati belli, raga, ma dovevamo partire 10. Minchia, 1700 km finiamo alle 2. Apposta, andate, ragazzi, dai, partiamo, su. Dai. Io mi metto ultimo, partite tutti, su. Ma qua basta partire nessuno, però. Infatti è quello che dico io, raga. No. Sbagliatevi. Ammassamento. Le direttive. Top 5. Regame le direttive di chi? Non lo so, il capo convoglio decide. Il capo convoglio non è male. Ogni ditta c'è un capo convoglio.
Ah, appunto, dico. Però se voi. Io posso partire anche subito adesso, per me non c'è un problema. Allora, prima parte la team, prima parte la team, poi parte Mediterranea, che è Mediterranea un sacco noi. So io. Allora, poi prima parte la team, poi la Mediterranea, poi Euro, la Doppia Transport e poi gli altri apprendi. Quindi mi metto secondo io. Sì. Vai. Ok, allora io chiudo la fila. Avanti, va. E noi siamo ultimi? Allora, ragazzi, l'ultimo sto io in coda. Il primo, quello davanti a me, si mette allora, solo davanti a me, io sto ultimi, qua. Gli ultimi sono la Donkey Transport e affiliati. Io sto qua, aspetto il primo che si mette davanti a me. E faccio il mezzo di scorta, quindi ragazzi, considerate me. Fabrizio, dimmi. Noi della Donkey, mettiamoci per ultimi, io chiudo la fila. Allora mi metto davanti a te. Allora, noi siamo prima, allora. Sì, allora, i primi di tutti vanno la Team Legend. Ok, ragazzi, seguitemi. Dai. Io sto qua, ma lì, quello lì davanti a me è molto avanti, chi è? Quello poi è cosa? Dovrebbe essere... non lo so, io sto qua con l'acetilene, il primo, ok, allora vado dietro questo. Dai, ragazzi, andiamo. Guarda, mo bastano tutti quelli bianchi... Con rossi. Esatto. E ditemi voi quando devo partire. Dietro dopo questo. Frecce... Vado? Vai. Vado? Ragazzi, io ho fatto carico e lo sto andando a ritirare il coso. Vai, raga, partite voi. Aspetta. Vai, mi muovo io, dai. Ma Barba, mi sa che quello che è davanti a te deve partire. Te la mando per Claudio. No, vai, perché quello è Claudio. Passate, team. Ah, ok. Data. Ragazzi della team, andiamo. Passate avanti. Andate avanti. Perché noi casomai, visto che Dio è uno dei nostri, casomai lo aspettiamo noi. Oh, raga, vi vedo. Se mi date un secondo per prendere il coso. Tranquillo, ci stiamo solo muovendo, stiamo andando piano. Non ti preoccupare. Dove ci dà? Avanti piano. Andate avanti piano. 20. Velocità 50. Ok, 50. Sono 40. Vabbè, 40, 50 uguale, raga. Massimo 50, va bene? Sì. Ah, c'è anch'io. Fino a che Kyo non si mette in coda. Rallentate voi davanti 40. Della team, ragazzi. Raga, qui anzi, se vi fermate fate prima. Ragazzi, a sinistra, a me, davanti a me e a Dab se mette io. Ragazzi, guidate a sinistra, siamo in Inghilterra. Sì. Ah, già. Infatti me ne sono uscito dall'azienda e me ne sono andato a destra. Che te l'ho detto anche prima che stiamo in Inghilterra. Ragazzi, che cazzo combiniamo? King, parti! Dab! Dimmi! Che fine avrebbe fatto Scienzi che non si vede più? Non lo so che avevo un problema con il volante. Però non l'ho sentito più, a parte in qualche occasione l'ho scritto, ma... Non l'ho visto più online. Giovanni. Ragazzi della team, vi conviene fermarvi. Perché c'è un grande distacco tra il convoglio. Io avevo detto. Io sono il primissimo. Vabbè, raga, il primo rifornimento fermiamoci, devo fare pure benzina. Che è zero. Comunque mantenete una velocità di massimo 50. No, ma vi conviene se dobbiamo aspettare anch'io, vi conviene fermarvi. Tanto Dio siamo troppo avanti. Sì, raga, siamo troppo avanti. Il primo benzinaio ci fermiamo. Raga, anch'io sto dietro a me se non sbaglio, No, tu sei io. Perché è noto che c'è un grande distacco, ragazzi. Passa sia a me che a Dab Logistica. Vai, Kyo, passa. Ecco.
Sì, sì, passa, passa. Io e Dab siamo lui. Vai, vai. Team leggenda, prima. Ok, adesso, oltre, basta. Ok. Andiamo là. Io nello specchietto, se vedo qualche anomalia, ti avviso. Che siamo in un server praticamente semideserto, in teoria. Poi il GT, quello lì che gioca a, come si chiama, 90. Comunque parliamo poco, perché qui le ultime parole famose vengono, escono come i funghi. Hai capito, eh? Comunque 80. Il massimo è 90, siccome ci deve raggiungere, ok. Mica decidi di raggiungere qualcuno. No, teniamo una velocità costante tutti quanti. Ci siamo tutti in colonna. Prima dovremmo riunirci. Ok, a posto. La prima volta che usa per gli amici è uno dei miei preferiti. Però purtroppo c'ha pochi cavalli. Mi sono divertito col Magnum, lo sai. Mi sono veramente divertito tantissimo. Non è male, ma assolutamente. Sto tirando 17 tonnellate. Raga, fate attenzione, c'è uno con lo scannibalino pericoloso. Ma nel tragitto. Fabrizio, ma nel tragitto ci sono gli. Ma cazzo si chiamano? I trulli di Alberobello. Non lo so, può darsi pure che su questa tratta ci sono. I trulli, i famosi trulli. Il penultimo viaggio che ci facemmo era il penultimo era i famosi trulli. Ah vabbè, peccato quell'inconveniente che è successo, ma se no ci siamo divertiti veramente tanto. Vabbè, e che ci vuoi fa? Che c'è, Fabri? Che c'è? Tutto a posto. Oh, ma non mi si spengono più i cagellistalli, oh. Ah, vabbè. ragazzi, sì. Ci fa benzinaio? Sì. Sì, troppo distante. Benzina, certo. Fare benzina. Okay. Però cerchiamo di essere celeri, perché se no famo veramente 4 di notte. No, vabbè, tanto siamo cerchiamo di unirci tutti quanti insieme, perché vedo che c'è un troppo distacco. Primo gruppo e secondo gruppo. Sta uscendo a sinistra. Ah, il benzinaio. Ok. L'ho visto. Ok. Ma perché non mi si spengono più i viaggi di stalli? Boh. Però con la P. Con la pista. Devo portarlo dal meccanico. Il meccanico per arrivare a tu. Il cristalli di Oscania qui mi chiede 5.000 euro. Devi provare a staccare il sensore della pioggia dal parabrezza, dovrebbe funzionare. Ma lei che è parente di quello da grande punto? No, è parente di quello di pazzo, quello di sorella. Che parola. Noi ci vogliamo tanto bene. Queste sono una stagina. Apposta, raga. Ah, scusate. No, ci dobbiamo perdere, loro stavano al collo. Siamo a benzinaio, raga, benzinaio. Sì, sì. Aspetta. Raga, me devo fermare pure io, perché devo mettere lo speed limite in merda. Ok. Vuoi mettere pure 10 euro di gasolio? Sì, li metto, ma no, credo che mi mancano 4 euro di gasolio. Ah, vediamo se qualcuno te li può prestare. Poi tu gli offri il caffè al prossimo Dograil. L'Autograil. Prima vai e poi scondrail. Aspettiamo fuori la benzina. Ecco. Ok. Il 271 euro a merda. Allora, fammi levare un attimo il. Come si chiama? Mi metto lo speed limit, questa cosa. Questa è emergenza. Ma ce l'ho già lo speed limit. Com'è che cammina? Forse è discesa, no? No, forse dal menù. Tu. Non ce l'hai, non l'hai torto, non l'hai messo. Ciao, Dab. Che cosa?
Lo speed limiter, mettilo dal tab. Ce l'ho messo dal tab. Allora dovrebbe funzionare. Non lo so perché, ma mi supera la velocità. Allora, la discesa. Vai più avanti, Pacifica. Porco boia. Oh, raga. Comunque ci siamo, Ma io inizio a andare, Voi potete anche avviarvi piano piano davanti, poi noi vi raggiungiamo. Che io aspetto il veicolo di scorta qui. L'ultimo. Mi accodo al cartosicchio. Arrivo, sto arrivando, ragazzi. Gatpicchia. Se c'è un di cristalli sarebbe meglio, ma a quanto pare non ce l'hanno spinto. Vabbè, viaggiamo chi così qua. Vai Fabrizio, passami. Ok. Appena si libera la strada qua. Porca puttana, se spengono sti cazzo di cose, ma le pare una cosa logica poi. E quello schizzo d'acqua che è andato sul parabrezza ha fatto scattare il sensore. A me già mi stanno sul cazzo una vita reale da cristalli, mo figurate sul gioco. Addirittura. Mamma mia, non ho mai sopportato di questo. Perché poi se sono poco rovinati. Sì. Non puliscono più niente. Una pilata sminchia. È vero. Senza contare che cigolano come se non ci fossero domani. Mamma mia, poi quando cigolano proprio a che cigolano come il letto dei bar drag. Infatti. Mi dissocio. Nel dubbio, mi dissocio. Hashtag mi dissocio. Io mi associo. Mi dissocio. Così. Marco. Sì? Domani, quando c'è 2 minuti di tempo, ti mando una foto dei connettori, quelli di quella porta USB che mi è arrivata, no? Non so il perché, ma anche da collegata sia la seconda porta USB che l'uscita audio e il microfono non funzionano. Non mi sapessi dire perché? Considera che pure se di AliExpress è nuova, considera questa. Bella domanda, invece una porta USB va. Sì, la porta USB, quella blu, che non mi ricordo che è la 3.0, come sì. Pare, quella funziona perfettamente. Prova a collegarlo direttamente alla scheda madre per vedere se funziona. Non può collegare la scheda madre, ma non va proprio. Perché solitamente io faccio la prova del 9 collegandola alla scheda madre. Se è la scheda madre è collegata. In pratica sarebbe la scheda quella del pannello frontale, un po' no, quello posteriore. No, anteriore. Io ti ho detto prova quello posteriore per capire se ti funziona la scheda audio. Funziona tutto. Ok. È tutto collegato. È quella davanti che non funziona. Vado a 90. Sì, vai. Tutti? Sì. Occhio a quando si rientra qua. Non so chi è. Ma chi ho qua? Chi è? Chi ho 85? Io, eccomi. È il nostro. Ah, è il nostro, Un altro era 90. Occhio a quando fate il rientro. Stai nel gruppo mio dei Telegram anche? Sì. Nell'azienda stai? Sì. Ah, ok. Ma te l'hanno detto i colori da mettere? Sì, raga, però non ho avuto tempo stasera. No, è la solita. Io l'ho mandato ieri sera. Ah, ok, perfetto. No, perché non lo sapevo, siccome ero rimasto indietro. Corsia centrale. Corsia centrale. Devo stare nella centrale? Sì, corsia centrale. Ma tu stai ancora dietro, là? Sì, io sono l'ultimo. Ok. Così evito di essere infinocchiato selvaggiamente. Ci sono io a fargli coperture e allineamento. Pure. Tu pensa come stiamo?
qui almeno se devono inficcare a qualcuno inficcano a Dab. Ma io sono furbo, però più o meno, eh. Io freno, dici. Esatto, freno e mi scanso. No, mica per qualcosa, perché qui non manca la vasellina, usano quando devono inficcare, capito? E me queste cose non vanno bene. C'è direttamente l'olio motore qua. Ecco, hai capito? Dopo mi sporco tutto. Ho un ping mostruoso. Sì, ma ce l'abbiamo tutti il ping mostruoso, perché fa tipo proprio a me intanto va a 200 e passo. Raga, ma tu mi sembra la distanza, 80-100 metri. 80, Marco, Marco, non è una novità che tu c'hai il ping altissimo. Connessione sarà perché ti amo. Il tecnico telefonico che ha la linea più schifosa di tutto. Ma Marco, ma collegati a casa di qualcuno, ma ruba, ruba la linea a qualcuno. Ma quelli vicini stanno peggio di lui. Ma secondo... non ti preoccupare, se lui collega tutte le linee insieme a casa sua gli va più. Ah, ma che c'hai, Marco? C'hai la DSL, che c'hai? La DSL, sì. Buonanotte. Non arriva la fibra qua. Sì, sì, no, vabbè, non è colpa tua, ci mancherebbe. Qualcuno di voi fa il pilot? Cosa? Pilot. L'ultimo veicolo solitamente lo facevo io il pilot con il mezzo. Chiudevo io la fila. Però stasera mi hanno messo penultimo. Sì. E dove sei? Casandrino. Io sono di Ercolano. Ah. Fabri, a giugno vengo a Napoli. Siamo vicini, stiamo. No, ma io vivo e lavoro a Bologna. Ah. Io c'ho un amico Fabri che è di Caserta, oddio, là, come si chiama? Vicino a Reggio, là. Marcianise? No. Recale? No, dimmi un po' di Pantaloni. No. Santa Maria Capua Vetere. Bravo, ah. Santa Maria Capua Vetere. L'ho conosciuto, pensa. L'ho conosciuto con un gioco online. E mo so 15 anni poi, mi sa che lo conosco. Ci siamo visti in mare delle volte, io sono venuto lì da lui. Lui è venuto lì da me, non si sa quante volte. Da quel giorno, anzi, doveva far parte pure del gruppo nostro, cioè di Eurotrack, ma ancora non gli hanno portato il computer e quindi non può giocare con noi ancora. Ma è Antonio là, come si chiama? No, si chiama Mimmo Petrella. Allora non... forse l'ho letto nel gruppo probabilmente. Sì. Forse ne aveva scritto anche qualcuno. Ma che cacchio di gioco c'è non là? No, ma non mi ricordo se è 15 anni o 12. Briscola, la dama. C'è un gioco che si chiama... chi è? Chi? Manu 78, chi è? Io, perché? Mamma mia, come Barcolli, ma che giochi con la tastiera? No, sto guardando il telefono. Come? Sto guardando il telefono. Ah, con il telefono, ecco perché... Sono quello dietro... Sono quello dietro di te, ti vedo barcollare come un ubriaco. Qui si chiama... Ah, regà, scusate un attimo, mi devo fermare un secondo. Ok. Ci fermiamo. Un problema tecnico. Mannaggia. Vorrei capire come fai a giocare col cellulare, boh. Ma chi? No, sto usando il cellulare, mi gioco da panto. Impressionante. Si chiama... Fabrizio, sì. Oh, troia, non è che se spengono più i daggi di star lì, io non uso boh. Come sta arrivando? Si chiama il gioco online, si chiama Ancient Legion. Sì, ho capito. Ancient Legion Mobile. Io c'ho. Ragazzi, delle quattro frecce qui. Potete andare. Potete andare. Sì, potete andare. Tutto a posto. Vai. Mo si è rovinato quel gioco. Andre. Ok, andiamo. Mo si è rovinato quella merda del gioco. Ma per il pubblico che ha raggiunto oppure per i server che non funzionano più?
Allora, prima cosa, perché l'ideatore del gioco non ha più, che poi tra l'altro conosco anche, non ha più giocato, non è più perso tempo di aver gioco. In pratica lui stava sviluppando una cosa che si chiamava mondo navigabile, in poche parole tu in pratica con vabbè, in poche parole io metti dietro al King, è nato a morire sto gioco, un po' però peccato. Lo so, l'ho visto. Ragazzi, a me, no, voi, parlo, se ci fosse qualcuno in chat, cosa che non vedo, vabbè, mi è caduta la telecamera e niente, in pratica rimango senza, perché sennò la pace mi ha finito contro qualche muro, quindi non ti sta male la telecamera. È il muro, fratelli. Niente, vabbè, questo è un gioco che per anni, per un bel po' di tempo, ci sono state persone che usavano i trucchetti per aumentarsi così al centrale addestramento, tutte queste cose così, no? Sì, poi non si sa perché, ma dicevano sempre i soliti. Ci sono state persone che hanno vinto tipo 4, 5, 6, 7 tornei di fila, così. Considerate che io tra 12 anni che sto là dentro non ho mai vinto un cazzo. Caspita, ma i cheater sono così, i cosiddetti imbroglioni, detti in italiano. E sono stati cacciati via un mare di queste persone. Non riga, io devo staccare. Chi è? Ma non devo staccare. Ok, Manu. Ciao Manu, grazie. Ciao. Buonanotte. No, adesso la prima stazione, mi fermo e stacco. Ah, ok. Vabbè, ma anche qua, Questo in pratica è un altro dei quei giochi che sono stati rovinati da gente, in poche parole. Un po' come Cordia. Sì. Sì. La community poi non ne parliamo proprio. Gente di merda, io mi sono attaccato col mondo là dentro a quel gioco. Mamma mia. Ma Steam ultimamente sta facendo dei ban assurdi sui giochi, su molti profili, proprio questi cheater, sti imbroglioni che utilizzano prodotti hackerati. Ah sì? E pensa che mo su console, quando giocavo a Gran Turismo 6, c'erano i cheater che si creavano le macchine super veloci. E io infatti dicevo, io mi metto dietro la scia, e c'avevo magari la macchina di Formula 1 e quelli con una C6, mi pare che era l'Alfa Romeo, quella lì, coupé, arriva a 500 km orari così. Poi ho scoperto che c'erano sti imbroglioni, infatti poi hanno iniziato a bannare i profili della Sony, ma proprio, come si dice a Napoli, a Zaffun, proprio. Ma che gioco era? Ti ho detto, a Gran Cascade. Turismo. A Cascade, bravo. A Gran Turismo, Gran Turismo su PS4, PS3. Ciao Manu, ti fermi? Sì, mi fermo. Ciao Manu. Buon proseguimento. Grazie. Io la c'è il gioco, non faccio come fanno gli altri che entrano per livellare le armi, io entro così tanto per cazzeggiare. Infatti da COD è diventato GTA 5 in poche parole. Che prendo la macchina e metto sotto la gente. Dove non arrivo col mitra, arrivo col furgone in poche parole. Da Terracina col furgone fai. Sì, ma perché quelli ti ammazzano pure con una pistoletta di merda, mamma, hanno una velocità allucinante. Poi per un io volevo provare Warzone, ma non l'ho scaricato proprio per sto fatto dei cheater che mi sta sul cazzo. Warzone. No, io infatti non ci ho mai giocato quel gioco. Io l'ho detto, io sono tanto per cazzeggiare, solo che l'ho provato anch'io. Ci ho provato anch'io e due secondi mi ammazzano, ho detto, mamma. Io infatti gioco a malloppo apposta per non, cioè in modo che se mi ammazzano rientro di più. Attenzione, così tirarti a sinistra tra poco, sinistra, ragazzi. A sinistra. Anch'io ho provato a giocare a Warzone, ma uno sono riuscito a ammazzarlo, dai. È l'ultimo che hai trovato. Vabbè, ma tu quale fate? Hai fatto, Marco, il malloppo oppure quell'altro? 70.
Okay. Io sono entrato e ho iniziato a sparare a chi vedevo. Anche a chi si muoveva. Poi certo, ci stanno i cosi dei gay cecchini che fanno paura. Cioè a me oggi uno mi ha ammazzato, io stavo dentro la macchina. Cioè quello è riuscito a piarmi la capoccia, ma ti ha raventato fuori dalla macchina, vedi solo questo. Aspetta, Claudio, lì che volta vuoi ci facciamo un giro online e ti spieghi. Sì, sì, allora fai una cosa, tu domani mandami... Facili, è troppo vicino. Di Dio, mandami. Riesco che lavoro. Sì, sì, quando riesci, Marco, quando riesci, mi mandi il link, in modo che io così ti posso... Sì. Ti posso aggiungere. Chiunque vuole giocare, fasse due risate con me, mandatemi il... L'ID che io aggiungo, così cerchiamo di passare una giocata insieme. Uscite okay, tutti. Ragazzi, ci siete tutti, hanno alto. Potete andare, qua ci siamo in coda. Ci siamo. Sì, sì. Okay, hanno alto. Potete anche, per farci raggiungere, potete anche rallentare. Poi una volta che vi abbiamo raggiunto, poi proseguite a velocità normale. Vabbè, che stai a portare? Io? Dovrebbe essere acetilene, tu? Corsia centrale. Ok. Passate. A me un'altra cosa che non mi piace dei COD sono le community che stanno... Vai Marco. Porca miseria. Mi giuro, li ammazzerei tutti quelli che stanno su Facebook. Tutti una massa di voti corpo. Vai Marco, basta. Ma tu dici perché fanno i fanatici? Non ti sento. Certo. Secondo la loro logica e... i cosi, okay. Per esempio, no? Sì. E, i pro player, cioè quelli che fanno le live pure loro su Twitch, e in realtà sono pippe, ha detta loro. E c'hanno del bello solo una cosa, un po' di parole, secondo loro sempre, che sono aiutati molto, capito, con le armi, con tutto. Ma cosa che non è vero niente. Si hanno fatta esperienza, voglio dire, come il militare che fa l'addestramento ed è preparato per determinate situazioni. Scusate ragazzi, sì. Però il gruppo davanti è troppo lontano, secondo me. C'è troppo distacco, mi sono fermato apposta proprio per vedere. Team Legend, rallentate, cerchiamo di fare un gruppo, diciamo, più unito. Noi ci stiamo mettendo tanto a qui dietro. Allora raga, al prossimo benzinaio io dovrei fare un po' di benzina. Ok. Lavamo tutti. Così ci ricompattiamo pure. Ok. Quindi poi quando ripartiamo cerchiamo di stare tutti uniti, raga. Ok, prossimo benzinaio ci prendiamo. Allora, Marco si è fermato adesso. Noi qua stiamo andando 80 km orari in coda. No, c'è troppo distacco. Per me questo non è un convoglio, capito? Il mio pensiero, Stiamo troppo distaccati, troppo, ma veramente troppo. Come cioè, stava a dire, Fabrizio? Sì. Sono tutti rosiconi, capito? Vedono che come... Allora, mo te dico una cosa, no? Esiste un gruppo che si chiama Fanatic. Questo gruppo è uno dei più importanti che riguarda comunque il pro player, e da sto gruppo ci fanno parte player con i contro coglioni, ma addirittura donne, ragazze che su Warzone avevo rimesso il link di una ragazza che giocava. Bravo, cioè sta quella si attacchia a di qua un culo con un secchio e tu non sai neanche da dove viene, capito che te voglio dire? Cioè tu come cazzo fai a dire, cioè per entrare dentro un gruppo del genere non devi essere solo più guadagnato, Marco, capito? Perché sennò non c'è. Ma poi questi sono anche quelli lì che conoscono bene le mappe, quindi una volta che uno conosce bene il territorio poi riconosce anche eventuali cose anomalie. Qualcuno ti ha fermato. Potete andare, noi siamo qui in coda. Adesso possiamo andare. Cerchiamo di tenerci tutti uniti, ragazzi. Ci sto io dietro, raga. Mi sono fermato da solo in pratica. Raga, no, basta che vi metti. Vai, partite. Allora, ci state avanti e parte. Vai.
magari mantenere una velocità costante 80-90 km orari, in base ovviamente sì, a quelli che sono i limiti di velocità consentiti, in modo tale che... Però se andate troppo avanti, cercate di rallentare, di tenere il gruppo unito, secondo me. Cioè, c'ha ragione, se guardate un attimino il tab, fate due righe secondi. Io ce l'ho Vai Fabri? Sì, sì, tranquillo, che io c'ho il cambio lento, Vuoi una spinta, tu? C'ho 680 cavalli qua. Ma il Claudio ti prende in giro. Ehi, babbo, ne ha... Oh, ragazzi, se stanno allontanando un'altra volta, ma chi c'è davanti che non cammina? Gatvic. Porca puttana. No, io non è possibile, io sto dietro. Ah, voi tre state dietro, no? Vi devo aspettare. Oh, raga, noi quattro siamo, quanti siamo? Siamo due, quattro. Tre, quattro. Un attimo, raga, un attimo, datemi un secondo. Sì. Ma io vorrei che... Ecco. Comunque... non è un fatto di conoscere mappe, ma è un fatto comunque che sono proprio forti, cioè conoscono il gioco come le loro tasche e comunque sono appassionati di qualcosa, conoscono la balistica delle armi un po' come io mi sono abituato con su Sniper Elite 4, che usando sempre lo stesso fucile so che posso anche andare in puntamento e colpire il bersaglio senza andare a trattenere il respiro, perché ormai so quando cade, quando il fucile oscilla, quando posso sparare, insomma, ma è questione di allenamento, per cui penso che pure loro le conoscono bene quelle mappe, le armi, quindi altrimenti non riuscirebbero a fare tiri del genere. Ma apposta, capito? Ma si chiamano pro player apposta. È quello, è come se è lo sportivo che lo fa per professione. Ma come i giocatori che arrivano in Serie A, ma se ci arrivano è perché sono bravi. È questo, sì. Zero, regà, non giochiamo là. Ma ci sono pure nell'ambito sportivo, ci sono i tiratori, quelli che fanno il tiro dinamico, insomma, quelle sono persone che comunque si allenano tutti i giorni, si mettono là con l'arma, la conoscono bene. No, ma a me queste community così mi stanno troppo sulle palle, ma non per qualcosa, cioè non fanno altro che piangere su Facebook, piangono in continuazione, e quello così e quell'altro, mamma mia che palle che sede. E tu quando è così vedi che è l'andazza, abbandona la nave. No, no, ma io il giorno che mi romperò il cazzo lo disinstallo. Sì, fai benzina, dillo, non lo installerò mai più quel gioco, ma mica per qualcosa. Primo perché comunque poi a me mi piace, ti dico la verità, ma una cosa che mi rotta il sistema nervoso è che sta sempre perendo e ragazzi, Paolo si deve fare benzina. Ragazzi, vabbè, se ti un'altra volta, cioè, ma quanto è andato? A 2000? Ma quanto è stata? Ma che cazzo mi sono tenuto? Sapete voi a quanto è andato? Noi siamo a 80, cioè non bevedemo più un'altra volta. Anch'io sto 80. Sono i mezzi loro che forse rispetto ai mezzi nostri che sono, insomma, noi abbiamo l'omonimo mio qua che anche lui c'ha un po' il mezzo che ma io sto fatica. Ma è pure vero che io mi sto tenendo a destra. Ah. Mi sto tenendo a destra, che se volete superare. Ah no, tranquilla, no, se ti superiamo si interrompe la colonna. In colonna mezzi non si sorpassa. Che ha senso? No, ma è proprio previsto. Quando ho fatto le colonne militari, i mezzi non venivano superati. Se si fermava quello davanti, ti fermavi dietro, si faceva la coda. Ma tu che c'hai la patente per i camion pure, Fabrizio? Quando ho fatto il militare di leva, ho preso la patente C, il modello 3 militare. Convertito in C. Però non c'hai il CQC, però. No, e quello è il fino a 4 quintali e mezzo là. Ho fatto le guide con l'ACM. Ma tu che lavoro fai? 75. ACM, non mi ricordo. Forse era l'ACM. CM o ACM? ACM 42. Lo sai, non mi ricordo perché c'era un altro. Quella che ha la doppietta. Vabbè, per abitudine
me l'hanno sempre fatto fare su qualsiasi mezzo pesante, che era la CM, a volte lo facevo pure sulla campagnola. Campagnola ci va dovunque. Mamma mia. Allora, voi considerate una cosa, quando io facevo parte della protezione civile, avevano dato, quelli più grossi di noi, della protezione civile, sì, una campagnola. Ma massiccia. Una sera andavamo a fare servizio con quella, eravamo in tre. Vi dico solo una cosa, che una salita ripida, non ne so dire a quanto, cioè quell'amico mio si è dovuto fermare, mettere le quattro ruote motrici, è partito di quarta, cioè si è fatto la salita di quarta. Di quarta con le ruote motrici, vi dico solo questo. Quelle sì che erano. Si arrampica dappertutto. Mostruoso. Fatte veramente bene. No, io pensavo che facevi il camionista veramente. Quelli dietro. Quelli dietro andate a 95, che cavolo si vede? A 95 ti ho detto che il massimo è 90 perché siamo su track book e ci abbiamo il limitatore. Non possiamo andare a 95 perché abbiamo il limitatore a 90. Ma chi è che ha detto per 95? No, perché ho letto sulla chat che c'era scritto quelli dietro andate a 95 per recuperare. Cioè, ma a casa mia siete voi che dovete andare più piano, regà, però dai, ma che cazzo di ragionamento è questo? Io c'ho il limitatore che non posso andare più dei 90. Perciò, ma se poi... Se no rovinami i viaggi sul track a bocca, roviniamo, ma che è? Certo. Se vado a 95, una piccola discesa, sto arrivando a 100. Fammi i cade, famo. Uscita. Uscita. Sì, uscita a sinistra, Fabri. Sto facendo la media di 85. Ma io c'ho un massimo di 90. Tutti abbiamo il massimo dei 90. Però quando vediamo che ci distacchiamo da quelli di dietro, cerchiamo di rallentare ogni tanto. Lo so. Solo per, solo per quello, almeno per riunirci un pochettino tutti quanti insieme, perché sennò non diventa più un convoglio, capito ragazzi? Poi fate come volete, per me. È quello che sto dicendo da mezz'ora. Che cazzo? Pure di 5 km orari. Un gruppo rimane dietro, insomma, troppo distacco secondo me non va bene. Mamma mia, io c'ho Pacific Paolo che mi lagga un botto. Lo so. Ed è la persona che ha scritto che quelli dietro dovrebbero andare a 95. No, io sto andando, ma io vado a 80, 85, 90, no, ma è meglio che mi... Sì, ti sto dicendo. Ti sto dicendo che Pacific Paolo è quello che ha scritto che dovevamo andare a 95. Ah, ho capito, madonna come lagga, cioè meglio che mi tengo almeno 300 metri di distanza. Ragazzi, mi sto fermando la stazione di servizio. Va bene. Qualcuno aveva scritto che doveva fare da solo. Non è stato prima, benzina. Ok. Ma Paolo non parla con Discord? Però non ha le cuffie, però ci sente. Ci sente. Ma non lo sapevo. L'importante è che ci sente. Cioè, quello che voglio dire, raga, un convoglio, io ne ho fatti tanti. Dobbiamo stare un po' più raggruppati tutti quanti insieme, perché sennò. Qualcuno ha detto. Pio. Qualcuno ha detto 80-100 metri di distanza, cioè. Sì, intendevo dire il convoglio deve essere raggruppato, dobbiamo tenerci tutti quanti insieme. Certo che dobbiamo stare 80-100 metri di distanza, perché se uno lagga e tu gli stai sul culo, gli dai una botta che manco d'immagini. Però vedo che il gruppo, per esempio, tu e Fabrizio state molto ma molto dietro. No, noi stiamo attaccati ai ragazzi nostri, cioè siete voi che state a camminare. No, io vi aspetto, infatti sto dicendo agli altri, dico, quando vediamo un certo distacco cerchiamo di rallentare, quelli che sono davanti di rallentare un po', vanno a 90, andate a 80, l'importante è che ci si raggruppa, poi si riparte di nuovo a 90, fate come volete. No, ma certo, c'è ragione. Perché se no non diventa più un convoglio, ognuno fa come cazzo gli pare, perché sto vedendo qua camion a destra, camion a sinistra.
cioè chi sì, ci aspetta, vede nel viaggio. Raga, scusate, allora. Fermi, non partite, aspettiamo gli altri. Esatto. Perché alcuni già stanno andando. E infatti, quello è il problema. Gli altri già partono, cioè qua c'è gente che deve ancora far benzina, gli altri già sono partiti. Sì, raga, io all'inizio distanza tra 80 e 100 metri. Esatto, no, ma quello sicuramente, cioè la distanza tra un camion e un altro, sì. Certo che però poi esatto. Devi guardare pure dietro. Bravo, quello. Esatto. Io però perché io parlo del convoglio, ragazzi, tutti quanti insieme cerchiamo di tenerci, diciamo, un po' più, cioè, ecco, facciamo un certo tipo di trenino, in poche parole. Tra virgolette. Ah, Fabrizio, qua trenino No, ma comunque io Sì, potete andare. Siamo pronti. Allora, cominciate ad andare. Quando ci fermiamo nella stazione di servizio che qualcuno fa benza, quindi fermiamoci ci fermiamo tutti. Io qua. Si riparte tutti insieme. Io qua tengo d'occhio Claudio nello specchietto, quindi okay, quando lui si allontana io rallento. Raga, il capo convoglio, vai, può partire. No, vai. Passo. Andate. Vai, passo. Vai ragazzi. A fine Marco è finito davanti. No, veramente tutto il viaggio davanti. Allora rallenta tu, fatti rallenta te. Posso? Vai 80, vado. 80 a volte 90, dipende. Eccomi. Allora, la velocità davanti. Ti vedo nello specchietto. 70, 60, quanto? 70. 80, 70. 80 massimo. 80 allora. Dab. Oui? Cammina, se no se ne vanno. Ah, e se tu mi chiami io rallento. No, cammina. Invece chiamalo a fare cammina. No, ma anche perché io lo tengo d'occhio nello specchietto, quindi. No, sai perché? Sì, perché parlavano gli altri e non sapevo se mi sentiva. Ah, sì, ti sento. Io sì. Cioè dai, io mi sto a fare tutto il viaggio con questi taggi distanti accesi, ma che coglione. Sta piovendo, raga, scusate. No. Da me sì. Da me è iniziato ora a piove. Io all'inizio. Ma magari sì, ragazzi. A me magari inizia a piovere. Non li usi per qualcosa. Marco, non ho capito. Alcuni tasti, ogni tanto si imballa. Infatti sono andato pure sui tasti a cercare di vedere che cazzo. No, per accendere e spegnere il cambio. Per prendere il cambio con la nome perché il tasto è funziona. No, niente, non va. Si esce. Esce Claudio. Secondo me è un difetto del tracker, c'è qui. Addirittura che c'hai? Che adesso? Uno che mi dà la spinta, ragazzi. Ti posso dare una spinta io qua. Ma che numero già avete? Il 240 c'è. Mamma mia, veramente, ma che l'hai preso questa sera? Al posto dei cavalli ci avete il pneumatico. Che miseria, cercate di prendervi un camion un po' con un motore un po' più potente. Ovviamente. Mantenendo sempre a distanza. Che cosa, Marco? Il mio camion lo prendevi in giro, ma sto andando. Lo so, ma qui c'è sta uno che per me non piace a camicchiere. Sono io. Sì, sempre attanto, fa circa, sempre attanto. Ho dovuto, scalare di prima per partire. Ancora non ho visto a Renegade. Sto qua, sono io ultimo. Lo so che tu stai per ultimo, ma sai che faccio? Mo rallento e mi metto io per ultimo, che voglio proprio vedere. No. A me per ultimo ci sto io, non mi piace avere gente di dietro le spalle. No, volevo vedere solo il camion che avevi. Poi magari se c'ho l'R 2009. Lo Scania R 2009. R 2009, che schifo, che
brutto. Il 730 somari c'è sotto, mica uno, chicco. No, 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 come camion non mi piace. Io nel single player uso lo Scania S con tutte le mod, con tutto moddato, te lo devo fare. Ho messo qualche foto nel gruppo in questi giorni, non so se l'hai visto. Su quale gruppo? Quello di su Facebook. No, ce devo guardare, dopo più tardi ce falla vedere. Pio Leone mi chiamo. Pio Leone. C'ha la Torre Eiffel nella fotografia. Pio. Pio Leone la Torre. Cazzo, Pio Marco ti sta chiamando. Questa però questa nella registrazione tagliatela, È in live, tutta in live. Tutto in live, però questa taglia la fa bene. Che porti? Come fai a tagliarla? È tutta in live. È in diretta. Vabbè, cazzo me ne frega, non c'ho niente da nascondere. Dai, ma c'è niente a trovare pure qualche bella gnocca. Cazzo me ne frega, tanto non... No, ma tranquillo, tanto non c'ho niente da nascondere. Allora, che me frega? Che me frega? No, metti vabbè. Caso te viene una sul profilo. Sì, vabbè, te faccio sapere. Dicevo, ma l'hai messo nell'angolo dei simulatori? Sì, l'ho messo anche lì. Quello con gli interni che gli ho commentato, infatti, poi mi ha commentato anche Fabrizio. Gli interni, mamma mia, è bello il volante. Quella è una mod privata. C'è sta Ralph 84 che ogni tanto pubblica quei camion allucinanti. Io non vedo l'ora che escono, guarda. Porca puttana. Tu se vedi il camion mio, io uso il tandem in single player. Aspetta. Bello. Mamma mia, Ralph penso che sia uno dei più bravi, c'è poco da fare. Ma pure nei dettagli dei suoni, degli interni, incredibile. Sì, no, ma... E l'interno quello l'ho colorato io, l'interno. Cioè l'interno l'ho comprato, l'ho acquistato, però poi alla fin fine me lo sono modificato io sui file, me lo sono fatto le colorazioni che volevo io. Caspita, pure tu non scherzi, per la miseria. Fatto un ottimo lavoro. Fai le mod anche tu, fai. No, le mod da zero, dipende che mod, riesco a farle anche da zero. Però alcune mod, per esempio, c'ho... Io adesso, io mo sto parlando, do cazzo sto andando? A prendere il treno. Sì, occhio che non siamo più. Siamo tutti a Calaise. Ok, no, perché... Ah, ecco, ok, vedevo gli altri... No, ti stavo dicendo... Ti stavo dicendo, dipende dalle mod. Se delle mod non sono troppo complicate, riesco a modificarle, riesco a farle, capito? Cioè, prendo una mod già fatta, tipo per esempio le skin, non è che le faccio da zero, prendo la mod già fatta e me la modifico a piacere mio. Sì, ok. Come per esempio anche delle mod, diciamo, più particolari, più complicate, tipo per esempio quella delle luci, dei flare. Andate piano. Aspettate, raga. Infatti, a testa convoglio, puoi vedere che sono io. Infatti non vedo più nessuno. Posso male, raga, davanti. Male. Siamo a prendere il treno. Io sono appena... Sì, aspetta, io appena trovo un piccolo parcheggetto. Oh, ma qui girando a destra c'è la strada che è lunga. Però noi siamo arrivati qui in stazione. Noi nel gruppo nostro abbiamo Mac Manuel, sarebbe in pratica. Anche lui un giorno si è messo a fare le mod. Mi fermo qua così vi aspetto e poi posso parlare. Posso passarti... Niente, ti stavo dicendo, Renegade, vabbè, come ti chiami? Claudio. Ok, Claudio, no, ti stavo dicendo, quindi no, sono tipo per esempio quelle delle luci, se voglio aumentare per esempio un po' le luci, te la so modificare. Ah, ok, ho capito. Specie sulla 1.40 adesso, il sistema dell'illuminazione è proprio un bordello. Perché la luce abbiamo pure Marco, Ah, è Pino, anche Marco, c'ha ragione. Chi ti ha fatto la skin di quella aziendale? C'hai ragione, sì, ma ancora la devo mettere, sapete, sì. No, quella aziendale l'ho messa. Chi era che aveva fatto quella dei garage? Claudio, c'è un pallino. No. C'è un pallino verde. 4 Giovanni. Ragazzi, sei l'ultimo. Gig. Ok, allora rallento, vai. Tu passa avanti, Giovanni. Comunque.
comunque praticamente Claudio, facendo ora della stazione. Sì. Okay, molte mod me le sono modificate io tranquillamente, mi sono fatto il tandem a piacere mio, come lo voglio io. Sto aspettando la RS Addon che ancora non l'ha aggiornata e comunque vabbè, la posso anche tenere così il camion. Fabrizio l'ha visto, te lo può dire. È fatto bene veramente. Dopo lo guardo. Ah, qua dobbiamo guidare a destra. Per i gusti miei è uno spettacolo. Non portatemi più in Inghilterra, vi prego. Per un attimo. Marco, a proposito, non sono riuscito a trovarla quella a mod del Turbo Star. Quella bomba di Nuff. No. Ce l'hai già, Sì, ce l'ho, però la skin è quella che ha fatto Marco. L'abbiamo impostata, ma non riesco a trovarla tutto. Ma le scorte le passate tutte? Vai, sì. Raga, possiamo andare? Sì. Sì, tanto dai, Giovanni vai. Ci supera, dai, quindi... A 190-48, 100. Anzi no, vai. Fabrizio e Claudio, da davanti, vai. Non so che modello c'ha. Ragazzi, passava... Vai, passate, raga, andate. Aspettate, io devo far passare Giovanni prima. Vabbè, Giovanni deve passare. Andate. Chi è dietro di me andasse? Si è cominciato ad andare avanti piano piano, noi man mano ci incolonniamo meglio. Non mette più la marcia. Andate. Chi è dietro di me andasse? Io sto aspettando Fabrizio e Claudio dietro. Posso passare avanti, raga? Vai, andate, io ho le quattro frecce, fermo, andate. Okay. Ci sta dietro di me, okay, Twitch Andrea, vai avanti. Paolo, vieni, parti. Chi è Twitch Andrea? No, quello dietro di me. Oh. Andate avanti, io aspetto Fabrizio e Claudio. Volevo vedere il camion di Claudio e poi lo ripassavo, non era un problema. Ok, allora mo mi metto. Vai Fabri, con sto camion brutto rosso. Sì, guarda là, sai chi va. Stare a destra, siete proprio assassini. Quello di Fabrizio è il camion dei vigili. L'ho visto. È stato votato però questo camion, lo devo dire. Non è stata votata qua la colorazione. Vabbè, questa mi sono trovato. Hanno fatto lo scudo. Logistica. No, porca puttana, ma si mette pure a piovere. Io mi posso pure lamentare perché non l'ho votato. Gatto ossidico, restai zitto. Velocità 70. Fammi vedere. 80 km orari c'è sto scritto. Ha detto 70, 70. Lì sotto c'è sto scritto 80. Paola che ha sbagliato. Claudio ti sto a fianco, Claudio. Vai, passa. No, vai, porca troia. Qua con la telecamera, stiamo a giro. Mi state a stringere, state. Me vado a sbattere. Dab. Beh. Dicevo, quel man sta bene con i colori aziendali. Perché a te piace il man? Però a me mi piacciono quasi tutti i camion. Ce l'hai semplicissimo, Claudio. Che semplicissimo. Non ci hai messo manco una luce, un qualcosa, che ne so. No, le luci sono troppo bacchiane, secondo me. Sono io quello con le luci. Beh. Guarda il mio Volvone. Lo vedo. Da discoteca. Questo lo uso solo in multiplayer, perché te l'ho detto, in single player, solo ed esclusivamente Scania Est. Con tutte le mod. Sul Volvo c'hai. Porca puttana che nebbia! Oh, ma capita anche a voi la nebbia fitta. No. Qui c'è un sole che spacca le pietre. Madonna, non si vede nulla. La me piove. No, a me piove, c'è una nebbia impressionante, non vedo un cacchio. Non è che hai al massimo il meteo. Tozzi fan. No, il meteo ce l'ho normale, di default. Io ce l'ho al massimo e a me sta piovendo da tipo 3 giorni. No, da me piove, c'è una nebbia impressionante che non vedo niente, a 10 metri non vedo niente. E pensa, sei appena uscito dal Regno Unito, quando sei uscito, stato là, il sole. Ma tu nel dubbio accelera.
Giusto. Sono costretto ad andare pianissimo. Claudio, superami perché io non posso andare troppo veloce. Allora, tu sbagli, vedi. Ti devo seguire. Allora, Giampi, tu visto che non sei un autista esperto, sbagli. Per uscire dalla nebbia devi accelerare, non decelerare. Tu più sei veloce, più esci in fretta dalla nebbia. Sì, lo so questo, però dico adesso nel gioco, nel convoglio, dico mi metto dietro di voi e alla fin fine ho risolto il problema, lo so come funziona. No, ma tu accelera e fai strike. Sì, vabbè, buonanotte, te faccio andare domani. Deve stare già tanto che io permetto di rimanere dietro di chiappa mia, se poi vado con tutta. No, ci posso venire pure io, Rene. Però no, cacchio, no, di default non mi era mai capitato. Veramente è bellissimo, però dai, è bellissimo veramente questa grafica che hanno fatto nella 1.40, è la prima volta che mi capita. Era pure bellissimo, ma non ti abituare troppo a stare dietro le mie chiappe, te lo ripeto. Sì, vai tranquillo, perché bisogna fare pure un po' a rotazione. Esatto. Vai tranquillo. Trenine. Al massimo una bottarella te la posso pure dare, non ti preoccupare. Però comunque, raga, veramente, guarda, sta grafica che hanno fatto nella 1.40 è bellissima. C'è sta nebbia qua fitta. Rallentate dietro. Sì, tranquilli, ho visto. Allora, chi c'è dietro? Non ho capito. Se dici di rallentare, noi abbiamo rallentato. Incidente. Ok, si è ripreso tutto a posto. Oh, la bottarella, chi me l'ha data a me? Io. E gliela devo restituire. Black Fox mi ha dato la bottarella, quindi gliela devo restituire. Perché con la buccia di semi, mi raccomando, la bottarella. Ovviamente con gli interessi. Beh. Ragazzi, mi fate dire una cosa, ma perché Black Fox sta dietro? Perché è più intelligente dell'altri. No, forse non avete capito. Dietro le mie chiappe non voglio nessuno. Ma come vuol dire? Via, tutti avanti. Dai, raga, tu, Claudio, devi camminare. Tu prova a camminare, sennò il convoglio si perde. Ma se tu io non sto... Tu non ti devi preoccupare, io te le guardo le chiappe. Non è che te le vado qua. No, vai avanti. Sono gelosissimo delle mie chiappe. Fidati. Rallentate. Occhio, rallentation. Allora io mo rallento, ma mi metto. Aspetta, prima di rallentare. Io! Andrea! Fammi rallentare a sinistra, se no questa nata a botta me la dà. Raga, quando finisce sto viaggio qualcuno sarà papà. Chi è Andrea di Pietra? Andrea 80. Sai che devi fare? Black Fox, vai avanti, Black. Mo ti faccio mettere Black Fox dietro di te. No, Black Fox mi mette incinto, ma che sei matto? No. Se vengo io dietro di te. Ma c'è una mucchiata dietro a te. Ma che mi ha messo? No, questi tutti qui da una brava donna, lo dico io. Black già mi ha messo incinto a me. A Black, ma che camion c'hai di 140 cavalli? E dai, su! Ma che faccio qui? 140 cavalli, dottore mio! E che cazzo, madonna, stai a 340 metri! Ma te devo mettere a 90? Madonna, e come piove! Dio come piove, che nebbia! Mica vi si fa un po' i ragazzi del mio gruppo, avete capito perché vi dico sempre che ci vogliono i camion con le palle quadrate e non le femminucce? Ci vuole un bel man, ci vuole. Va bene, capo. Ah, sì, Herman. Dove hai, Herman? Raccogli i funghi di lava, che è il mio porco. Anche Duff ci sta. Adotto. Andate tutti a porco. Oddio. Adotto, questa c'è. Questa c'è. Herman e Duff. Qui ci sono. Qui sotto ci sono 680 cavallucci, Ragazzi, qualcosa. Sono solo due i camion più potenti nella storia dei che... Liveco. Sì, li vego, ciao, ma senti questo altro. Ma io li vego, tu pensa come sta? Se parliamo del Turbostar, sì. No, vabbè, Turbostar non lo so mettere tra i camion moderni. Io ti parlo adesso di Volvo e Scania. Sono quelli più potenti
sopra a tutti. Cioè, il Volvo c'ha 750 cavalli, lo Scania lo segue con 730, cioè, dannati quei 500 cavalli. No. Vabbè, ma non capace di dare con 700. E quanti ce n'è il TurboStar? Scusate, Ce n'ha tanti. 480. No. Ecco. 480 cavalli di serie. Ma sì. Il 480 di una volta erano più cattivi. Lascia aperte, quelli erano cavalli veri, no come quelli di adesso che hanno l'asma. Lascia aperte. No, quelli sono male. Infatti, cioè, se non becchi almeno un 730, mamma mia. Cioè, i 500 cavalli di oggi hanno l'asma, ma che state a giocare veramente? Vabbè, ma quelli sono 530 cavalli elettronici. Un po' pompate pure anche con lì. Cioè, adesso sono tutti automatici, ma di che volevo parlare? Cioè, il cambio una volta se avevo mi sentivo. Ma tu vuoi mettere anche il sistema di alimentazione aspirato con quella di iniezione elettronica? Ma apposta, una volta c'è i carburatori che te quando apri una bocca di buono ti piace uno caga sotto. Ma che sta un attimo? Pure su quella la mod del TurboStar è fatto benissimo. Lecca, quanto vai? Davanti quando sei andato? Quanto vai? Marco? Sì. Cioè, voi andate a vedere un video su YouTube di un TurboStar in salita. Vai Marco? Mi sa che l'ho visto uno. Cioè io l'ho visto una volta, è passato a fianco a uno Scania, mi pare. Cioè l'ha fatto piani, ma nel pieno senso della parola. Immagino. Marco? Sì. Quando vai? 80 ragazzi, 80. Perfetto, noi vi raggiungiamo e poi ci mettiamo in velocità di crociera. Ok Paolo, ci vediamo. Ciao Paolo. Chi è? Ciao. Hello. Chi è? Marco. Live on Twitch, Dub Logistico One. Over. Mugli. Dimmi Marco. TurboStar, 480 cavalli V8 capito come? Aspetta, chi volevo parlare? Ma a modo poi si sentono tutti, io. Cioè, oh, rendetevi conto, mo non lo so se è uscito, non vorrei dire una cazzata, però su Eurotrack. Su Eurotrack è uscito 80, il motore 80. Del 70 dello Scania, no? Io non lo so se nella vita reale è uscito il 770, ma non mi pare. Mod, c'è la mod del 770. No, io ne parlo della vita reale. Ah. Non so se lo Scania. Forse è uscito. No, mi hanno detto che c'è il 770 nella vita reale. Sì, così ho sentito. Apposta, non ero sicuro, però comunque rendetevi conto, no? Sti camion stanno a raggiungere un livello così alto di potenza che fa paura. Cioè lo Scania per raggiungere il Volvo che fino a mo è stato il camion più potente nella storia e ha dovuto arrivare a 770 cavalli, rendetevi conto. Sì, che poi il Volvo è un 750, diciamo. Appunto, capito? Lo Scania per far vedere che comunque i re sono loro perché sì, poi hanno aumentato di 40 cavalli perché c'è sempre stato il 730. E quindi per superare il Volvo, capito, ha detto non facciamo un motore diciamo troppo potente, 730, 750 e loro hanno fatto 770. Certo. Vanno a 20 cavalli in più. Sì. Comunque, credo, però ti ripeto, non voglio raccontarti una bugia, ho sentito dire che esiste nella vita reale il 770, però non lo so realmente. Sicuro al 100% perché comunque pure io non sono sicuro, però ho sentito dire che sì, esiste nella vita reale. Non so se era finta o se era vera. Io ho visto una foto di uno Scania scritto davanti 770. Quindi quindi allora penso che ci sia realmente, non lo so. Parliamoci chiaro, la concorrenza tra Scania e Volvo c'è sempre stata, perciò secondo me potrebbe essere una cosa vera. Diciamo che sono i due camion, le due marche diciamo più migliori a livello di camion, perché sì, vabbè, c'è il MAN, c'è l'Iveco, però
lo Scania e il Volvo non li supera nessuno, dai raga, diciamo la verità. Poi io non riesco a capire una cosa, no? Ma non solo come cavalli. Hanno messo così tanto i cavalli su sti camion che io ho visto un programma una volta di quelli che fanno i trasporti eccezionali, no? Sì. Cioè, quelli vanno in giro con 500 cavalli, cioè portano carichi allucinanti e vanno in giro con 500 cavalli, con i Scania quelli da 500 cavalli o i Volvo, una cosa del genere. Sì, cioè, però allora... Claudio, voglio dire, sì, allora tu puoi tirare anche un trasporto eccezionale con 480 cavalli, però è chiaro, vuoi mettere a fare un trasporto, diciamo, con 700 cavalli e uno con 480, è chiaro che fai più fatica. Devi calcolare, c'è più consumo di carburante. Costa, certo. E tant'è che quindi costa molto di più, cioè con tutti ce la fai anche con un 380, un 370, che cacchio, io so adesso non so tutti i motori. Con tutti ce la fai, però vuoi avere un 730, un 750, un 770, te lo fai più con scioltezza, capito? Hai meno consumo di carburante, fai meno fatica, diciamo, nelle salite. Cioè, non è la velocità in sé per sé, perché alla fin fine i camion, questi sono, alla fin fine a 90 all'ora devi andare. Certo, appunto. Quindi, cioè, non è che devi fare una corsa, però a livello di ripresa, noti tanta di quella differenza, di ripresa e di consumo. Appunto, quindi io penso che l'abbiano fatto per queste motivazioni qui. Ma appunto, io dico, però, infatti, secondo me c'ha più senso come dici tu. Cioè che prendi un 730, un 750 e te fai un viaggio come Dio comanda. Esatto. Cioè, ma se una salita con del 20% dipendenza, ma chi gli racconti un 480? Porca miseria, cioè prima, seconda, doppietta, retromarcia, cioè un casino. Cioè il camionista reale, cioè fa molta fatica, insomma, a guidare, capito? Invece tu con un camion 730, 750, 770, cazzo. Ma faccio un viaggio, sì, già faccio nel culo come lavoro, però almeno lo faccio con più scioltezza. Vabbè, credo, non sono un camionista, però mi metto nei panni di un camionista reale, secondo me è per quelle motivazioni lì. Manco io, poi i marchi, diciamo, di questi camion lo fanno proprio per questo motivo qua, insomma, cercano di fare dei motori abbastanza potenti proprio per questo motivo qui. A me l'unica cosa che mi dispiace è che l'Iveco non abbia più fatto un motore come Dio comanda. Cioè, mi sembra il massimo 580, mi pare, dell'Iveco. Anche l'S-Way, il nuovo che è uscito, mi pare massimo 580. 570. Ah, 570, sì, no, chiedo a voi perché non lo so, insomma. Ah sì, ok, c'è sta, però io parlo, che ne so, di un motore all'altezza del corpo. Dello Scania, del Volvo Star, no, di quello che è stato il Turbo Star, perché comunque l'Iveco col Turbo Star ha sportato una cifra all'epoca, capisci che trovo io lì? Sì, no, vabbè, ma il Turbo Star, magari il motore, quel motore lì del Turbo Star che c'era all'epoca, magari è tipo come un motore adesso che per esempio c'è sullo Scania il 730, che all'epoca andava, però adesso ormai è un motore ormai datato, cioè con la tecnologia che c'è oggi, tutto a livello di iniezione, a livello di tecnologia molto più avanzata. Le emissioni più che altro. Sì. Anche l'Eurostar andava. Non ti sento bene, Marco, che hai detto? Anche l'Eurostar andava. Come no? Certo, ci sta. All'epoca sì, erano i camion più potenti, insomma. Che adesso ormai sono datati, ormai non vanno più. Che bello sto punto. Sì, vanno più, però comunque parliamoci chiaro, i chilometri che immaginavano i camion, quelli di oggi non ne fanno. Allora, il Turbo Star all'epoca, quando il Turbo Star è come adesso lo Scania 730, 770 o il Volvo 750. All'epoca quando uscì era il camion più potente. Però adesso con quelle che c'erano all'epoca, però adesso con tutte le tecnologie avanzate, motore a iniezione, questo, quest'altro, cioè ormai è diventato, diciamo, una catapecchia.
quel tipo di motore. La rovina secondo me è stata pure il fatto dell'iniezione, perché comunque l'iniezione non spunta il potenziale. Non lo so, ma appunto, ma devi avere anche un motore diciamo adatto per quell'iniezione. Adesso guardano anche questi sistemi qua, anche per guardare le emissioni. È certo, per questo che ti sto dicendo, devi vedere anche a livello di consumo, cioè il discorso che facevamo prima con Claudio, cioè tutti i motori, cioè, possono fare dei trasporti eccezionali, però vuoi mettere il consumo che ti fa un motore 570 580 e vuoi mettere il consumo che ti fa un 730 750 770. È normale, lo fanno anche per quella motivazione lì, secondo me. Poi, no, ma ci sta, ma come non ha voglia, sì. E per un autotrasportatore, anche per la ditta, guarda che a livello di consumo è tanto, è un guadagno enorme. Certo. Perché non è che stiamo parlando di un viaggio in macchina, dice, vabbè, vado da Napoli a Milano, quanto posso consumare? Cioè, un camion, farti un viaggio, sono soldi, Rega, scusate, ma è uscito un attimo fuori strada. Vai tranquillo, cioè, sono soldi che se ne vanno a palate, eh? Certo, sì. Cazzo. Ragazzi, io mo stanco, Va bene, Marco, sta tranquillo, dai. Io ho finito il viaggio, vedo che staccherò pure io. Certo, a fine viaggio staccamo tutto. Io più che altro sono fregato, devo andare a lavorare domani, devo svegliarmi anche presto. Stai tranquillo, Marco. Quella è una lettura. Ranger. Chi è? Sì, dopo ti posso parlare in privato. Ma a me dici? Sì. Ah, ok, certo, come no? Ma come mi hai chiamato? Scusa, che non ho capito. Ranger. No, Renegade mi chiamo. Renegade 820. Ah, Renegade. Ho anche Claudio. Esatto. 820. 8002. Motorola? Ma che c'hai i Ranger? C'hai i Ranger? 8002 come il telefono. Sì. Motorola, mitico. Scusate. Pure un mitico per telefono, ma porco di c'era lo so quanto il volante nuovo Scania. Mamma mia, quello vecchio però del volante. Sì, la gente lo usava come quando facevi i lavori dentro casa, se non c'aveva il mattone ci mettevi i telefoni. Che puttana, no? Che poi questa è un'altra cazzata, no? Cioè erano usciti un sacco dei telefoni piccoli, ora siamo ritornati i telefoni che sono mattoni, se vai a vedere. Sì, i telefoni di oggi sono enormi. Prendevano in giro i mattoni, chi c'aveva il mattone, che cazzo di cellulare c'hai? Vai a vedere adesso vai con lo schermo più caldo. Sì, è vero. Sì, è quello che sono una grandi. Una volta vi giro perché con quel mattone ci chiamavi solamente. Adesso ti serve grosso perché ci devi più che per vedere meglio, per vedere meglio il display. Certo. Anzi, più grande, meglio è. Regà, mi fate sentire come dice Marco, perché io Marco lo sento malissimo stasera, non capisco perché. Dimmi Marco. Sì, pure io. Detto che sono quasi computer i telefoni. Certo. Sì, sono un computer, smartphone. Sono dei computer, che con un telefono di quelli di oggi, cioè se gioca Euro Truck, cioè basta che lo colleghi col tuo computer di casa, mica solo Euro Truck, cioè ci fai il finimondo con i cellulari di adesso, tutti i giochi del comodo. Cioè con il cellulare di adesso, con il cellulare, se ci vai a fare caso, ormai c'è più vendita di cellulare che di computer. Vero. Però levando i giochi perché è sempre meglio un computer. Però prima molta vendita c'era sui computer, il livello di internet per quanto riguarda internet. Adesso con i cellulari ci fai di tutto. Il computer non ti serve più. Se togli i giochi, se togli determinati giochi, il computer non ti serve più. Devi fare una ricerca, devi mandare un'email,
qualsiasi cosa, lo fai tutto tramite cellulare. Infatti tanta gente prima di prendere un PC prende un tablet. Sì, sì, sì. Esatto, ecco, poi infatti oltre al cellulare, adesso esistono pure i tablet, figurati. Sì, sì. Allora, che sono computer, sono computer. Allora io oggi sono andato a fare che alla mia suocera, insieme a mia moglie, però. E siccome avevo sentito nominare da dei youtuber un telefono e non riuscivo a capire che cazzo di telefono era, cioè mi ero dimenticato il nome in poche parole. Allora quando sono stato lì oggi, io ho detto a quello che mi ha fatto vedere il telefono con mia suocera, io ho detto: senti, io ho sentito sto telefono, so solo che è 5G, te dico solo questo, il nome me lo sono scordato. A un certo punto mi ha detto un paio di nomi, cioè roba da telefono da pochi euro, cioè 300 euro, che se vai a vedere per quello che ha non è un cazzo, cioè, sì. Più, mi pare che c'aveva 6 giga di RAM se non sbaglio, e una fotocamera da 128 megapixel, non so se sto rendendo l'idea, cioè capisci che voglio dire? Però posso dirti... aspettate un attimo raga, non fate confusione. Che è successo? Con la fotocamera, soprattutto la fotocamera, non vedere solo i numeri, perché non è detto che 128 ti fa le foto belle, è fino a 128. Sì, diciamo che è la risoluzione che no, è la risoluzione di stampa, e la cosa è ben diversa, è l'ingrandimento. Io stavo dicendo la risoluzione, poi adesso non so precisamente qual è. Non è il discorso di 128 megabyte, è la risoluzione, il discorso delle foto. Non solo. Se hai una risoluzione ottimale, puoi avere anche, che cacchio ne so, anche 30 megabyte. Però se c'è una risoluzione con i controcazzi, cioè con quello che c'ha 128 megabyte, cioè gli fai un baffo. Ragazzi, non capito, Claudio? Sì, 128 giga di. Megapixel di fotocamera in full HD è la risoluzione. Allora, so, ragazzi, 1080p full HD. Allora, raga, se volete la massima qualità, innanzitutto bisogna avere la lente. Buona, il vetro e poi il processore. Una Carl Zeiss tipo. Esatto. Però sono comunque processori piccoli e lenti piccole, quindi non ti puoi aspettare qualità eccelsa rispetto a anche una fotocamera compatta o una. Io per farti capire, Claudio, una Reflex. Per farti capire. Sì, no, Fabio, ho capito. Ti ha fermato. Ragazzi, io sto facendo carburante. Ok. Io sto qua. Ragazzi, vai Marco, io sono uscito dal gioco. Perfetto, Marco, stai tranquillo. Ci sentiamo domani, ragazzi. Ok. Ciao, buonanotte. Ciao. Ok, Marco, ciao. Buonanotte, a domani. Ciao. No, stava di quello là che il come si chiama il capo di quel negozio dove sono stato oggi. Cioè, a me mi ha detto che lui se l'è comprato subito appena è uscito. Io ho sentito parlarne del suo telefono da due o tre youtuber, mi pare. Cioè, ma ne hanno parlato in una maniera allucinante. Perciò, se questi, cioè, sono persone che hanno iPhone e se li trovano in mano adesso un telefono Android da 300 euro, cioè, di tanto, a me quello è andato contro gli interessi sua. Cioè, quello a me mi vorrà di pure comprare gli iPhone a tu suocera. Capito che voglio dire? Però posso dirvi una cosa, se dovete... Però è pure vero che se tu se lui ti diceva di comprare un iPhone, tu uomo dai per qualcuno. Certo, quello è poco ma sicuro. Allora, quello... Raga, quello... Vabbè, io comunque c'ho il Note 8, credo che non dovrei avere dei problemi. Allora, posso dirvi... Chi è più esperto di me lo può garantire. Vi dico una cosa... Va bene. Vi dico una cosa da appassionato di fotografia. Sono tre anni e mezzo che c'è. Allora, se voi volete fare delle belle foto, vi basta anche una compattina. Il cellulare, diciamo, quella che voi ce l'avete, uno ce l'ha portata di mano e lo utilizza. Però, se volete fare una foto decente, io vi consiglio magari di prendere una compattina di fascia media. Sto davanti a te, sto passando. Ah, ok, perfetto. Quindi, io posso dirvi che
parlo vai, di fotografia per la sì, fotografia aspettate, andiamo per la ragazzi andate per la fotografia digitale. Io ho iniziato nel 2002. Per la fotografia analogica io ho iniziato nel 1986. Quindi sì. Per cui mi sono fatto un po' di esperienza anche sull'ambito del digitale. Per oh, cui guardate, raga. Come vi dicevo, se volete la qualità, allora io ho iniziato a scattare fotografie con la pellicola nel 1986, sul digitale nel 2002, quando le prime digitali, macchinette digitali, sono arrivate in Kosovo, l'ho comprata in missione. Per cui, se voi volete la qualità dell'immagine precisa, perfetta e pulita, c'è bisogno di una lente di fascia alta, quindi Mediterraneo. Vai, puoi passare. Oh, andate, sto aspettando voi. Passiamo? Mediterraneo, sì, chi è questo? A destra apposta, andate. Ma sei tu questo Mediterraneo? Sì, ah, io. Che ne so io. Io c'ho, raga, io c'ho un Redmi Note 7 Q. Ragazzi, quelli davanti rallentate, sennò siamo troppo distaccati. Io sto aspettando voi, raga, andate avanti. Io c'ho un Redmi Note 7 Pio. Non ho capito, scusami Claudio. Io c'ho un Xiaomi. Aspetta, se no non si capisce nulla. Aspetta, allora, innanzitutto, ragazzi che state davanti, rallentate un attimo che vi raggiungiamo. Rallentare davanti. Rallentate un attimo così vi raggiungiamo. Poi possiamo parlare. Dicevi Claudio, scusami, Io ho un Redmi Note 7 della Xiaomi. Ah, no, io c'ho. Sì, ho sentito parlare, io ho il Samsung della Note 8. Ah, ok, perfetto. Allora, io ho il Redmi Note 8 Pro. Ah, buono. E ti dico, è meglio il mio. E ti dico, sono 3 anni e mezzo, farà 4 anni a novembre che ce l'ho. Non ho mai avuto problemi come con altri cellulari. Io ho avuto anche l'S5, il Grand Galaxy, ma non ti dico tutti i problemi, vari problemi che ho avuto. Io ho il Note 8, c'ho il Note 8 della Samsung, ti ripeto, sono quasi 4 anni che ce l'ho, 3 anni e mezzo. Oh, non lo cambierei, la batteria mi dura. Io sì, vabbè, ma se lo tratti bene, poi vediamo quando ammazzi. Comunque no, dicevo. Vabbè, io tratto sempre allo Vai, stesso. Vai Giovanni, modo, puoi andare. Vedo sì, molta di. Ho visto molta differenza. Tipo per esempio c'ho un S5 come secondo telefono. La batteria, ne ho cambiate di batteria ma non mi durano un cazzo. Questo mi dura un botto, dopo 3 anni e mezzo mi dura ancora un botto. Ovviamente poi dipende sempre come lo usi, quindi è chiaro che se stai sempre lì a taccheggiare è normale che la batteria non ti dura un cazzo. Questo vale per tutti i telefoni, vale anche per un computer. Però allora, ti ripeto, finivo il discorso. Sì, vai, scusa. No, concludevo, dico. Con tutti i telefoni che ho avuto, con lo stesso, diciamo, usufruire allo stesso modo, con questo, ti ripeto, sono 3 anni e mezzo e non me lo cambio ancora. E di solito io di cellulare ne cambiavo ogni anno. Da quando ho comprato questo, ho detto, ma che cazzo ve lo può fare di cambiarlo? Sono 3 anni e mezzo che ce l'ho. Però ho pagato 900 euro. A Samsung Gli ho dato un altro telefono in permuta, quindi diciamo alla fine l'ho pagato 600 euro più il telefono che gli ho dato che me l'ha valutato 300 euro, quindi l'ho pagato diciamo 600 euro. Però se tu te lo vai a comprare senza permuta e senza nulla ti costava all'epoca che era appena uscito il Note 8 da un paio di mesi e costava 900 euro. Però c'ho un signor di telefono, sono 3 anni e mezzo che ce l'ho e lo posso tenere fin quando non muore. Hai ammortizzato abbondantemente le spese dell'acquisto. Infatti è quello che volevo dire, cioè ho ammortizzato, che io che ne cambiavo quasi ogni anno e mezzo, perché poi la batteria che non mandava oppure incominciava già a imputtanirsi, diciamo, il cellulare.
con questo non ho avuto nessunissimo problema. Sono 3 anni e mezzo che ce l'ho, quindi figurati, già me ne sarei fatti altri 2 di cellulari. Pure che te ne facevi 300 euro l'uno, avrei speso altri 600 euro. Vedi quanto ho ammortizzato. Questo sì, è risparmio. Io dicevo, il mio. E mi va ancora, Certo, certo. Io ho il mio che c'ha 4 giga di RAM, 64 di ROM. No, io veramente non so che cazzo c'ha, comunque, vabbè, non me ne intendo di queste cose. E poi c'ho, poi c'ho 48 megapixel di fotocamera, poi c'ho pure un'altra cosa, sempre con la fotocamera, ma io ti dico la verità, io la uso normale perché comunque con le fotocamere dei telefoni ci capisco ben poco. E mi pare una cosa che si chiama HDR, una cosa del genere. Ah sì, è una funzione digitale, è una, diciamo così, un'elaborazione dell'immagine digitale. Sì, ti va ad esaltare i colori particolari. Sì, sì, si vede comunque quando metti l'HDR si vede a 48 megapixel al massimo della fotocamera. Poi. Oh, quello è sempre a 48 megapixel funziona, solo è soltanto il colore che diventa un po' più acceso. Sì, sì, fondamentalmente quelle. E niente, ma io non lo cambierei neanche, cioè io da prima di farmi lo Xiaomi ho avuto il Huawei, non manco mi ricordo più come cazzo si chiamava quel Huawei P2 P7 Lite, una cosa del genere. Ottimo. Cioè quello da un giorno all'altro a me mi ha abbandonato, vi dico solo questo, cioè è morta completamente. Guarda. Io perché ho spiato Lite. P8 Lite, bravo. Ce l'ho pure io quella là. Ma una merda, mamma mia, ferma le volte. Fa schifo. Poi c'aveva poca RAM. Sì. E poca memoria, mi pare c'aveva solo 16 o 8 giga, non ho 16 mi pare. Ne 8. Vabbè, poi dipende sempre quello che ci devi fare, Claudio. Alla fin fine pure un 4 giga ti potrebbe bastare, dipende sempre l'uso che ne devi fare. Sì, poi se ci scarichi, è chiaro che se ci scarichi un sacco di file è normale che non ti basta manca, non ti basta manco una memoria di 300 giga. No, dipende sempre. Qual è il problema? Telefoni sono le applicazioni che stanno in continuo aggiornamento. Cioè c'è stato, WhatsApp del Dio che pesa non si sa quanto. Sta Facebook idem, Messenger di Facebook e WhatsApp, tu lo sottovaluti. WhatsApp, mamma mia, sa quanti giga ti frega quella cazzo di applicazione. Appunto, tra messaggi e video, cosa che ti arrivano, comunque intassano. Io col mio che ho 64 giga di memoria non faccio altro che cancellare foto e video, ma mica per qualcosa, ma perché proprio non voglio riempirlo, capito? No, la stessa cosa come pure io, Claudio, io pure faccio lo stesso. Certe foto, certi video, per esempio datati, che ho da tanto tempo, che non li vedo manco più. Dico, ma che cazzo ce li ho a fare io questi qua, che mi occupano solo memoria inutilmente, per le cancello. Ma usiamo qual è il problema, volte aumenta la memoria, qual è il problema? Cioè io poi sai cos'è? La prima volta che ti si riempie la memoria, tu considera, oh raga, ma non camminate voi due. E c'è qui davanti. Mi aspettavo. Se ci siete arrivato 90. Ok. Sì. Cioè, io per esempio, Claudio, dicevo, no, come si riempie la prima volta, tu considera che il telefono lo devi da buttare subito dopo. Ma non per qualcosa. Sì. Perché comincia a formattarlo oggi, comincia a formattarlo domani. Cioè ogni formattazione che tu fai al telefono, perché comunque ti rallenta per via di tutta la merda che c'è dentro, ecco fatto che tu puoi pure buttare il telefonino. Sì, infatti non ti conviene formattarlo sempre. Io per esempio lo formatto, diciamo sì e no, 2 volte l'anno. Ma io sai che faccio. No, lo so pure io questo fatto qua. Infatti se tu lo formatti sempre, cioè è come un computer, se stai lì ogni settimana a formattarlo, cioè ti si imputtana mezzo mondo, non ti va più come prima. Infatti, per esempio, come ti dicevo prima, determinati file che non mi servono, foto, video, queste cose qua, li cancello. Le cose più importanti, mi sono comprato una bella pendrive,
ho una pendrive di 64 giga. Le cose più importanti me le metto sulla pendrive, quando cazzo me le devo ritrovare attacco la pendrive e me le vado a riprendere, però c'ho sempre il telefono pulito. Perché se ti metti lì a formattare, a cancellare, fai questo, fai questa, più, come si dice, più cose ci fai e più è come una macchina, come un camion, come un camion, più modifiche ci fai, più vai a cambiare questo, più vai a cambiare quest'altro, cioè sai com'è, più ci lavori e più ti si rincoglionisce mezzo mondo. Certo, io mi sono dovuto comprare addirittura per tutta la roba, perché comunque io, nonostante ci faccio live col computer, ma diciamo io lo uso anche per via della malattia mia e cazzate varie, no? Cioè io è un continuo scaricare roba da referti medici. Per esempio questi file importanti, quello che ti dicevo prima, il discorso che ti ho fatto poco fa, questi file importanti, come mi succede pure a me, certi file importanti anche a me mi capita di scaricarmeli, che devo scaricarmeli perché mi servono, me li metto sulla pendrive, anche perché alla fine non mi capita che per esempio tu vai a cancellare dei file e distrattamente ti vai a cancellare i file anche importanti, quindi te li metti sulla pendrive o su un hard disk esterno. Io c'ho pure io per esempio c'ho pure l'hard disk di 300 giga, no, io due esterno di un vecchio PC che c'avevo, che ho venduto, e il negoziante, l'amico mio, mi ha detto: guarda, questo qua te lo puoi mettere pure da parte senza che lo dai via. Certo. Perché se no, se lo metti nel computer, questo lo dai via. Ho detto: ti monto un hard disk più piccolo e lo vendi, e questo qua che è più potente te lo tieni. Ho detto sì, ho detto fammi questa cosa qua, ti potrebbe sempre servire un domani. Infatti ora lo sto usando, quando non ce la faccio con la pendrive li attacco sull'hard disk, questi file importanti che giustamente hai parlato anche tu adesso. Altri file chi se ne frega. Poi ti volevo dire, io per esempio con i computer precedenti mi succedeva la stessa cosa: prendi file, togli file, a me mi capitava che dovevo formattarlo almeno ogni 2-3 mesi, ecco perché poi il cellulare non ti dura più. Io questo Note 8, da quando ce l'ho, in 3 anni e mezzo, se ti dico l'ho formattato 2 volte, è stato pure assai. Ma certo, e mi sta durando. Io mo se me lo vado a levare, me lo levo solo per un pallino personale, per una picca che c'ho in testa, che mi voglio fare il cellulare più bello, il Note 10 Plus, però sto cercando di resistere. Il Note 20. Però sto cercando di resistere, perché dico, cazzo, come si dice, chi lascia la strada vecchia per quella nuova, sai quello che lascia e non sai quello, sai che quello che trovi un bel Note 20 che è un computer, voglio, e metti sicuramente. Però metti comunque, in caso che mi becco la fregatura, dico io mo con questo sono 3 anni e mezzo che sto bene e non mi sono mai trovato bene come adesso. Dico, sì, ma con non vorrei, saresti meglio. Però dico, non vorrei ritrovarmi che mo vado a fare sto Note 20 levandomi questo e mi becco una bella fregatura e non mi dura un cazzo. È impossibile. Sì, penso di sì, però sai. Comunque fa caso, allora mo ti faccio un esempio. Non è proprio uguale, ma ci stiamo vicino. Il computer, i primi computer, no, i primi proprio no. Il Commodore 64. Prendi un Pentium 4, no? Il Pentium 4, te lo ricordi? Pentium 4, sì. Ma anche il 286. No, il Pentium 4, cioè, massimo che riuscivi a arrivare era un 2 giga di RAM, no? DDR2. Io ce l'avevo un computer vecchissimo della Holidata. Bisogna uscire a destra. Ok, sì. Uscita. Allora il mio primo computer l'Holidata. Quanto c'hai, Claudio, di chilometri? Non riesco a leggerlo. 60. Speriamo che gliela faccio, perché sto per rimanere a piedi. Io riparo i computer, riparo anche, no? Zurico, Andrea. Allora una volta mettevi 2-3 cazzate dentro al computer, pure se c'avevi. Non ci mettevi più niente. È vero. Ci mettevi un hard disk da 80 giga, no? Perché quella era quasi il massimo. Hard disk, i floppy disk. 80 megabyte, forse vuoi dire.
Parlo di hard disk, 80 giga. C'era il GTA che è grosso intera, eh. Allora io una volta, no, formattavo il computer senza esagerazione una volta al mese. Cioè, ma non per qualcosa, ma ah, proprio per sport lo formattavi? No. Perché comunque, cioè all'epoca i computer facevano bene, no? I RAM di sì, ma pure aprire le finestre, ma non ci mettevi tre quarti d'ora. Madonna, una volta piave formattare, eri costretto perché comunque sì, anche per eliminare anche svuotandolo non bene ricevuto. Allora io sul mio computer attuale io ho un SSD da 128 giga, poi ho l'hard disk secondario, quello dove ci tengo i giochi dentro, da 500 giga. Allora, l'altro giorno, che è successo? Mi sono trovato a un certo punto con l'SSD che era quasi pieno. Cioè, mancava un pochettino. Porca puttana, quanti giga hai detto che c'ha? Che cosa, l'SSD? 128. Ah, 128. Sì, guarda che... Io poi non so come tu giochi su Hero, già se metti su Hero Track tutte le mod, già ti arriva a 200 giga. Bravo. No, vabbè, io lo so perché te lo dico, perché c'ho io con tutte le mod che ho inserito, mod di mappe, non ne parliamo, no, cioè già 100 giga li superi. Sì, no, io quello che voglio fare con me, cioè il come si dice, il porca puttana, non mi viene la parola, l'esempio che te volevo fare in poche parole, no? Cioè con l'SSD pieno a quella maniera il mio computer non ha risentito di quanto era pieno, in poche parole. Non c'ha avuto caso. L'SSD sì, perché è molto più veloce, molto più fluido. Non è meccanico. Cioè, di quell'altro che non mi ricordo come cazzo si chiama. Il meccanico, perché l'SSD è come se avesse una memoria fisica, ma è come la pendrive, per dire. Anche se ce l'hai piena, l'SSD comunque tu usi il computer in modo molto fluido, a differenza di quell'altro analogico, diciamo, però, non so come cazzo si chiama, con l'hard disk meccanico, cioè, ne risenti comunque quando la memoria è abbastanza piena, che c'ha parecchia roba sopra, ne risente. Io ho notato la differenza. L'SSD pure. Il computer. Guarda che pure l'SSD ne risente. Ne risente, è chiaro, se ce l'hai piena è normale. Quando arrivi al 10% quello ti avvisa e tu te ne accorgi che inizia a rallentare proprio parecchio. Mica tanto, lascia stare. Cioè io col computer ci faccio i live, voi lo sapete. Cioè io non ho un rallentamento per niente proprio. Cioè se io avevo un articolo con il sistema operativo sopra, cioè il computer mio era già morto un po' di prima. Il discorso che dice Fabrizio, Claudio, ha ragione lui, ma quando c'hai per esempio un computer con un processore più piccolo, no, ma anche dipende, con il più grande, dipende, anche col più grande, ecco, io c'ho un 8600K, però l'hard disk, l'SSD, quando arriva che manca il 10%, rallenta. Puoi avere il problema, dipende, non è il processore. Allora, secondo me dipende il computer che c'hai, il processore e tanti vari fattori. No, quello io è il disco, Fabri, io per esempio mi è capitato di avere diciamo l'SSD quasi piena. Non dico al 10 perché mi mancava il 10%, però mi mancava diciamo il 20-30%. A me mi andava come l'1%. Ma il 20% ti va liscio e normale. No, aspetta, mi sono spiegato male io forse. Aspetta, fammi parcheggiare che poi parliamo. Il mio era completamente pieno. Cioè mancava un'antichia proprio. Però camminava. Però comunque con l'SSD, l'hard disk SSD, quello che voglio dire Fabrizio, sì, con l'hard disk SSD e l'altro, aspetta, come cazzo si chiama? Il disk meccanico. Quello è il meccanico. Il disco meccanico, comunque la differenza la noti. Io l'ho notato quando, cioè, io per esempio, il lavoro che ci faccio oggi lo facevo anche prima.
tutti i gigabyte di pieni che avevo nella memoria, che avevo prima, ce li ho anche oggi. Noto una grandissima differenza. Vabbè, adesso